Bene, allora buonasera, colgo l'attimo e mi inserisco nella conversazione che pure era interessante. Apriamo la prima riunione di direzione dopo il nostro congresso. La riunione di direzione ha un punto specifico all'ordine del giorno che è quello dell'apertura della campagna iscrizioni, perché abbiamo considerato insieme a Carla, insieme a Federico, che fosse urgente aprire la campagna iscrizioni, considerato insomma come si è tenuto il congresso e considerato il fatto che è importante dare subito un segnale di ripartenza, anche perché in molti ce lo chiedevano e il nostro statuto prevede che l'avvio della campagna iscrizioni debba essere approvato dalla direzione, in particolare debba essere approvata la quota di iscrizioni che, lo dico subito, noi abbiamo deciso di riproporre con lo stesso importo dell'anno passato. Abbiamo predisposto una delibera della direzione che è molto, molto stringata, molto sintetica, con i punti che ci sono, che in quest'istante credo sia già arrivata sui vostri indirizzi email e che al termine della riunione della direzione metteremo ai voti. Ovviamente faremo anche una discussione politica su quello che è avvenuto in queste 2 settimane, sulla situazione politica generale. Intanto però credo che dobbiamo cominciare con l'appello, giusto? Ok, a te. Allora, i membri di diritto ci sono tutti, sono Riccardo Magi, Federico Pizzarotti e Carla Taibi, che saluto. Invece, iniziando con i membri eletti, ricordo tra l'altro che la direzione non è ancora in composizione completa perché ancora devono essere eletti i membri della presidenza dell'Assemblea e il delegato estero. E inizio con Roberto Baldi. Presente, buonasera a tutti. Ciao Roberto. Cristina Bibolotti. Presente, buonasera a tutti. Cristina Bicceri. Angelo Cenicola. Giulio Del Balzo. Presente. Pier Camillo Palasca, l'ho visto. Valerio Federico. Sì, Matteo Alli. eccomi. Ciao Valerio. Matteo Allisei. Stefano Leanza, Presente. Riccardo Lomonaco, Arcangelo Macedonio, Presente. Palmira Mancuso. Presente, saluto a tutti. Ciao Palmira. Rosario Mariniello. Presente. Ciao Rosario. Giordano Ciao, Masini. buonasera a tutti. C'è Giordano Masini, Leo Mastrototaro, Raffaele Mosca, Presente. ciao Raffaele, Salve a tutti. Annalisa Nalin, Presente. Francesca Palma, è qua, Nicoletta Parisi, ciao Nicoletta, Massimo Taglialatela, ciao Massimo, Marco Taradas, Presente. Simona Viola, e sta qui. Ciao Simona. Irene Zambon. Presente. Ciao Irene. Manuela Zambrano. Ci sono. Renata Zanin. Presente, buonasera. Buonasera. Cristina, richiamo soltanto Cristina Bicceri, che mi segnalano non ha ricevuto la mail, se si può fare una verifica, intanto risulta l'unica assente. Comunque adesso arriva, va bene. Grazie Nicolò e c'è anche Franco Corleone invitato alla riunione di direzione. Dunque, il nostro congresso si è tenuto lo stesso giorno in cui è avvenuta il tragico naufragio di Cutro, era proprio quella domenica lì, quella notte, quella domenica all'alba venne. E
E da quel momento in poi la discussione politica si è concentrata anche molto su, sul tema dell'immigrazione, sia sul tema dell'immigrazione dal punto di vista del salvataggio, dal punto di vista dell'episodio specifico e quindi delle, della dinamica dei soccorsi, più in generale poi si è allargato politicamente, cioè sulle soluzioni possibili sia per quanto riguarda le politiche dell'asilo sia per quanto riguarda più in generale le politiche migratorie e quindi le norme che nel nostro paese regolano gli accessi legali o li vietano e li impediscono. Quello che abbiamo provato a fare è stato, anche un po' come è stato deciso dal congresso e dal mandato che avevamo ricevuto, è stato di provare a inserirci in questa discussione nelle due settimane appunto scorse e provare, credo anche con un qualche successo, ad avere un protagonismo, e cioè ad andare al di là della critica che del tutto legittima che le opposizioni stavano facendo a quello che era accaduto e anche alla postura non istituzionale che il governo italiano aveva mantenuto. Io credo che quello che abbiamo visto appunto in questi 15-20 giorni ha segnato in negativo e ha cominciato anche a mostrare, diciamo, alcune ammaccature sullo smalto di questo governo, le prime da quando è entrato in carica, proprio per la mancanza di risposte e anche per i toni e per i modi con cui il governo Meloni non ha saputo tenere un contegno istituzionale di fronte alla tragedia che era accaduta. Ovviamente è una tragedia che ha delle caratteristiche particolarissime rispetto a tante altre che avvengono. Voi sapete, negli ultimi anni sono più di 20.000 i morti nel Mediterraneo, però molti di questi avvengono lontani dalle telecamere, lontani dalle case degli italiani. Qui si tratta di decine di morti, siamo arrivati a 80 morti, tra cui decine di bambini e di bambine, a poche decine di metri da una spiaggia, e quello che mi ha colpito, che ci ha colpito, siamo stati con Luigi sabato scorso nei racconti delle persone, il racconto di una signora, di una commerciante di Cutro, che raccontava che la sua nipotina gli dice: nonna, non potremo più fare il bagno in quella spiaggia, perché in quella spiaggia sono morti tanti bambini. Questa cosa ha toccato inevitabilmente emotivamente gli italiani. C'erano visto dei sondaggi in cui si dice che il 30% degli italiani si ritengono responsabili di quello che è accaduto. Se noi consideriamo che ce ne sarà almeno un altro 20-30% che, pur non ritenendosi responsabili di quello che è accaduto, ritengono comunque genericamente o non genericamente responsabile il governo. Questo per dire cosa? Che ovviamente la domanda che abbiamo posto, che hanno posto in tanti, che ha posto Emma nelle sue uscite pubbliche, nella sua intervista, che abbiamo posto in Parlamento, è che cosa non ha funzionato, perché la Guardia Costiera, che era l'unico soggetto istituzionale, l'unico corpo che aveva gli strumenti per intervenire in quelle situazioni, non è mai intervenuta. E chiedere questo non è, come la Presidente del Consiglio continua a dire, strumentalizzazione. È la domanda ovvia, scontata, che si fanno tanti italiani e che è normale che in una democrazia facciano le opposizioni, facciano i giornalisti. Quello che è sconcertante è vedere che c'è un Presidente del Consiglio che, anziché rispondere, prepararsi su come rispondere a questo, ribalta i ruoli e, come abbiamo visto in quella brutta conferenza stampa a Cutro, ma come abbiamo continuato a vedere ancora oggi alla Camera dei Deputati nel Question Time, ma in altre occasioni, comincia a fare lei delle domande e a dire: ma qualcuno forse può pensare che noi abbiamo volontariamente non abbiamo soccorso le persone, abbiamo creato i morti? E quindi mostrando in questo appunto di non sapere interpretare, a mio avviso, un ruolo istituzionale, il ruolo del capo di un governo che deve fare tante cose di fronte a una tragedia del genere: deve mostrare dolore, portare solidarietà ai familiari, deve anche però dare la percezione ai cittadini di comprendere la gravità di quello che è accaduto e di avere magari anche in mente qualche modo per non farlo più accadere.
e invece mette in atto questo ribaltamento continuo. A me sembra, e credo di non essere miope completamente in questo, che su questa questione c'è una prima lesione abbastanza seria della credibilità di questo governo e anche della coesione di questo governo, perché poi abbiamo visto lì, insomma, Salvini andare per conto suo, altri affermare altre cose. Quello che abbiamo provato a fare, oltre a interpretare anche noi una critica legittima e opportuna all'azione del governo, è stato anche affiancare una parte di proposta in termini costruttivi e provare poi politicamente a costruire intorno a questa proposta delle interlocuzioni politiche e anche delle alleanze. E il fatto che per la prima volta dall'inizio della legislatura le opposizioni, diciamo una parte delle opposizioni, mi viene da dire la parte migliore delle opposizioni, il Partito Democratico per prima con la segretaria Elly Schlein, poi il Terzo Polo, Alleanza Verdi Sinistra, abbiano sottoscritto la proposta di legge che modifica la Bossi-Fini, che noi avevamo ridepositato a inizio legislatura, quindi non è che l'abbiamo fatto ora, diciamo nella contingenza di quello che è accaduto, lo avevamo fatto a inizio legislatura, ritenendo comunque questa una questione, e ce lo siamo detti anche durante il congresso, che merita un'attenzione particolare. È una proposta, lo dico per chi non la conosce in estrema sintesi, è una proposta di legge sulla quale con Emma e con tantissime associazioni del terzo settore laico, cattolico, delle associazioni che si occupano di accoglienza, di integrazione, avevamo lavorato nel 2017 depositandola come legge di iniziativa popolare. Le leggi di iniziativa popolare restano all'ordine dei lavori della Camera, potendo essere calendarizzate per due legislature, quindi le due legislature erano scadute al termine della scorsa legislatura e l'ho ridepositata all'inizio di questa legislatura. La legge, in estrema sintesi, prevede la modifica della legge Bossi-Fini su due punti principali. Il primo è quello che consente la regolarizzazione dei cittadini stranieri irregolari già presenti nel territorio italiano a determinate condizioni. Quindi è una legge molto rigorosa, non è una legge sulla quale si diceva allora c'è l'invasione, entrano tutti, il buonismo, si dà tutto il permesso di soggiorno. Si dà il permesso di soggiorno a determinate condizioni, cioè ad esempio una condizione molto stringente è quella di avere un datore di lavoro pronto ad assumere la persona, il cittadino straniero irregolare. Questo è un punto decisivo. Perché? Perché quello che sta emergendo anche da un'intervista che ha fatto l'altro giorno il sottosegretario agli interni Molteni alla Stampa, questa è l'ossessione della destra di governo italiano ed è quello che gli sta impedendo di voltare pagina sulle politiche sull'immigrazione. Cioè loro non concepiscono che qualcuno che è arrivato da irregolare nel nostro paese possa regolarizzarsi. Questo è il punto. Loro dicono: se tu sei arrivato da irregolare, c'hai questo stigma e l'unico modo per risolvere questa situazione è che tu te ne vada, non tenendo poi conto che gli rimpatri sono pochissimi, perché gli accordi di rimpatrio con i paesi d'origine ci sono con 3-4 paesi, credo Egitto, Marocco, Tunisia e Nigeria, non so se ce n'è qualcuno in più, forse Emma se li ricorda meglio, e in ogni caso sono faticosissimi e costosissimi da ottenere, perché tu devi rimpatriare queste persone con l'aereo, mandandole con la polizia sull'aereo, quindi 4 per volta, eccetera eccetera. E questo è il punto, secondo me, proprio è il punto di freno, di blocco di tutta e di mancanza principale delle politiche che il governo sta mettendo, ed è un punto ideologico ovviamente. L'altra cosa contenuta nella legge è il fatto che si prevede un permesso di soggiorno per ricerca di lavoro della durata di un anno e si reintroduce il meccanismo dello sponsor che era nella legge Turco-Napolitano, che aveva la normativa precedente alla Bossi-Fini. Però insomma, al di là di questo, io credo che il fatto politico sia stato che siamo riusciti a coalizzare, ripeto, per la prima volta in questa legislatura
E probabilmente il fatto che siamo stati noi a prendere l'iniziativa ha anche favorito, diciamo, no? Il fatto che siamo una forza politica più piccola, direi anche più agile e anche più coraggiosa e più con delle proposte più avanzate, ha favorito questo. Nel decreto, e vado a rapidamente, supero questa parte qui, che però diciamocelo è la parte che ha tenuto banco nella discussione politica di queste due settimane, nel decreto che ha invece emanato il governo, il cosiddetto decreto Cutro, presentato con quella conferenza stampa funerea da tutti i punti di vista e anche, come dire, un po' così in penombra, perché non so se avete notato, era buia, i ministri erano in penombra, avevano le ombre delle piante sulle facce, non rispondevano i giornalisti li contestavano, cioè un capolavoro di incapacità anche di gestione da un punto di vista dell'ufficio stampa, della comunicazione politica. Il decreto che è stato presentato in quell'occasione è un decreto che fa il contrario di quello che il governo aveva annunciato, perché l'annuncio era: faremo delle politiche che contrastano l'immigrazione irregolare favorendo quella regolare. Se andiamo a vedere i contenuti del decreto, c'è una piccola modifica, un po' aria fritta sulla questione del decreto flussi, ma non si modifica l'impianto di fondo della legge Bossi-Fini, cioè si mantiene la finzione che vuole che oggi un datore di lavoro chiami in un paese di origine qualcuno che non conosce, che è assolutamente una cosa irrealistica. Infatti tutti sanno che è una finzione e che non vanno così le cose. E nello stesso tempo, però, cosa ancora più grave, si restringono le maglie e i criteri di accesso alla protezione speciale. La protezione speciale è uno strumento che era stato introdotto nel 2020 come modifica del primo dei primi decreti Salvini del 2019 e che consente, ad esempio, a chi debba temere persecuzioni per il proprio orientamento sessuale di ottenere la protezione speciale, ma in particolare il punto che si modifica è quello che riguarda, diciamo, la tutela della vita familiare. Cosa significa? Significa che grazie a questo strumento si dava un permesso di soggiorno, ad esempio, a chi già era inserito lavorativamente o aveva dei rapporti familiari stabili nel nostro paese. In questo modo, considerate che l'anno scorso i beneficiari della protezione speciale sono stati 10.000 in Italia. E quindi, togliendo quel pezzo di quei criteri, si produrranno altri 4.000-5.000 irregolari e si andranno poi, nel momento in cui scadrà il permesso di soggiorno a quelli che l'avevano ottenuto in quel modo, ad avere nuovi irregolari. L'altra cosa assurda e che segna una cosa che va di moda ora e che, come dire, il diritto penale minimo, il diritto penale liberale, perdoni Nordio, visto che ne parlavate prima, perché ora vanno di moda i reati universali e quindi Nordio ha introdotto più reati lui voleva superare e modificare il codice Rocco, ha introdotto più reati lui da quando è diventato ministro che fa concorrenza allo stesso Rocco. E tra questo, a parte la questione del rape che ricorderete, ora abbiamo questo reato universale destinato a colpire gli scafisti, con l'ambizione di, come ha detto la Presidente Meloni, di colpire e di perseguire in tutto il globo terracqueo chi si rende responsabile di un'organizzazione, favoreggiamento, comunque conduzione di mezzi per trasportare in maniera illegale. Tra l'altro si crea un profilo abbastanza ridicolo, perché nel momento in cui si dice che possono essere perseguiti questi tipi di condotte ovunque avvengano, anche in acque internazionali, a quel punto ci dovrebbe essere anche un obbligo delle istituzioni italiane a tutelare le vittime di questi, perché non è che tu puoi pensare solo di intervenire. Quindi se c'è una flagranza che ti viene segnalata, un'imbarcazione con migranti che vengono portati, dovresti avere anche, come è avvenuto domenica scorsa ed era l'oggetto del question time che abbiamo fatto oggi, con 30 persone morte lasciate per 30 ore nonostante tutti lo sapessero e tutti li guardassero nel mare alla deriva. E però queste sono le risposte che sono arrivate dal governo. Allora,
Credo che su questo dobbiamo insistere, unendo una forza, un'efficacia in termini di denuncia e anche inventandoci qualsiasi cosa possibile, e tra l'altro non avendo gli imbarazzi che hanno altre forze politiche. Insomma, oggi in Question Time abbiamo potuto menare più forte politicamente di quanto avrebbero fatto altri, perché sulla questione del ruolo che viene riconosciuto alla Guardia Costiera Libica, sulla questione non abbiamo l'imbarazzo e l'impaccio che hanno altri, lo stesso Partito Democratico, le politiche minnitiane, le politiche del memorandum con la Libia, del finanziamento della Guardia Costiera, e però nello stesso tempo caratterizzarci sempre per la proposta e quindi per connotarci per quelli che offrono anche una proposta, la offrono alle altre opposizioni. Credo che sia un fatto positivo che il Terzo Polo abbia sottoscritto questa proposta, e perché in passato non erano stati chiarissimi su come intendessero modificare la normativa sull'immigrazione, anzi erano stati, come io ritengo siano anche su altre questioni, anche abbastanza ambigui, e quindi questo è un fatto positivo. Il Movimento 5 Stelle non ha sottoscritto la proposta, ero straniero, ha presentato però ieri due proposte che ovviamente vedono tutto quanto il tema e il fenomeno dell'immigrazione sotto la lente del codice penale, e quindi sono due testi in cui si fa un lungo elenco di reati che sarebbero ostativi rispetto alla concessione del permesso di soggiorno. Quindi è sempre tutto quanto volto visto sotto la lente del codice penale, sotto la lente della repressione. Tra l'altro in parte sono reati che già prevedono già sono ostativi alla concessione di un permesso di soggiorno. Su altre questioni, credo che sono emerse nella discussione pubblica, nel dibattito pubblico, sono in parte le avevamo toccate al congresso, credo che insomma avremo modo di sviluppare un'iniziativa. Penso alle questioni sulla concorrenza, alle questioni sui balneari e sui taxi, insomma su questo pure c'è stata un po' di discussione, di dibattito, ma tornerà ancora sicuramente nelle prossime settimane, e quindi avremo modo di lavorarci anche provando a immaginare delle iniziative specifiche o all'interno dentro e fuori dal Parlamento. Vi dico anche rapidamente, poi apriamo una discussione, un dibattito, gli altri contenuti della proposta di delibera della direzione che dovreste aver ricevuto. Oltre alla questione della quota, ovviamente la campagna iscrizioni, la direzione approva, spero che approvi l'apertura della campagna iscrizioni che sarà avviata a partire da giovedì 16 marzo, cioè da domani. Stabilisce l'importo della quota ordinaria, si invita la segreteria nazionale, una volta nominata, a valutare di formulare proposte agli organi competenti, anche coinvolgendo esperti, volte a rafforzare le modalità di coinvolgimento e di partecipazione alle attività del partito, va bene, con l'obiettivo di ampliare strutturalmente la platea degli iscritti e degli attivisti. Poi preso atto delle modifiche statutarie approvate dal terzo congresso di Più Europa, si invita l'assemblea ad aggiornare il regolamento dei gruppi territoriali e tematici alle nuove disposizioni statutarie. È una cosa dovuta e che dobbiamo fare, ci sono state delle modifiche dello statuto nella parte che riguarda i gruppi, e quindi la direzione invita l'assemblea a modificare il regolamento dei gruppi allineandole con queste modifiche statutarie intercorse. E poi si invita la segreteria nazionale, una volta nominata, a valutare di organizzare una campagna politica che includa iniziative in ambito locale con la partecipazione dei gruppi territoriali in tema di accoglienza, integrazione, riforma sulla legge dell'immigrazione e diritto d'asilo, in linea con l'iniziativa parlamentare dei deputati di Più Europa. Questo per provare a dare seguito anche nel paese, anche mobilitando i gruppi di Più Europa su questo tema, che comunque ci ha visto avere un po' di centralità e di protagonismo in questo momento. Io preannuncio già che la formazione della segreteria e l'annuncio della segreteria pensavo di farlo a breve, insomma nel giro di 48 ore, comunque entro la settimana, in modo così che anche l'invito che la direzione rivolge lo rivolga a qualcuno che al momento altrimenti ancora non c'è.
E mi pare tutto, quindi aprirei la discussione, il dibattito. Chi è qui si prenota alzando la mano, chi è collegato si prenota attraverso la chat. Grazie. Soltanto per aggiungere, e anzi mi scuso se non l'ho fatto in apertura, è soltanto stata una mancanza di attenzione, saluto la presenza anche dei consiglieri regionali Salvatore Aversano e Luigi Cirillo e chiaramente anche di Benedetto della Vedova che è qua con noi. E ovviamente già l'abbiamo vista e salutata di Emma Bonino. Buonasera a tutti e grazie per questa prima direzione dopo il congresso. Io senza rubare troppo tempo al dibattito generale su tutte le questioni illustrate dalla relazione introduttiva di Riccardo e anche di tutto il resto che possa emergere da questa direzione, mi limiterò semplicemente a dare un'indicazione di massima sulla riapertura della campagna iscrizioni. Io la chiamo riapertura, mi sono affezionata a questa formula fondamentalmente perché la campagna iscrizioni si era interrotta in vista del congresso. Inizialmente c'era l'esigenza da parte mia in primis di riaprirla quanto prima la campagna iscrizioni, anche per non lasciare scivolare l'entusiasmo che una campagna congressuale e un congresso determinino. Ovviamente ci sono poi tempi di adattamento e tempi tecnici per la realizzazione di una campagna, di una nuova campagna iscrizioni, che richiedono il giro di qualche giorno in più. E quindi rispetto alla mia idea iniziale di riaprirla immediatamente, anche utilizzando il claim del nostro congresso Fatti di Libertà, il nostro strategy manager Stefano Gianfreda, che ha sempre curato le grafiche per Più Europa, ci ha anche fatto una seconda proposta ben più tagliata sulle esigenze di Più Europa in questo momento in particolare, in cui dopo appunto le primarie del PD ci ritroviamo da un lato con Elie Schlein che sembrerebbe depauperarci in qualche modo delle nostre battaglie e dall'altro lato dal terzo polo che riesce sempre ad essere in qualche modo più liberale sulla parte economica, non essendo veramente liberale poi per tutto quello che attiene un soggetto che si dica veramente liberale, quindi anche i diritti e tutto il resto di tutte le politiche che noi portiamo avanti e che sono carenti altrove. Quindi si è ragionato prioritariamente su questa parte. Abbiamo appunto poi pensato a una campagna che fosse più comprensiva e che potesse essere una campagna di più lungo periodo, aperta adesso, appunto lanciata da domani sul sito e poi sulle pagine social di Più Europa. Poi faremo anche altri ragionamenti su eventuali altri lanci e possibilità altrove, di modo che ci siano poi delle tappe specifiche nell'approssimarsi delle scadenze fiscali, banalmente, dei contribuenti per il rilancio di quella stessa campagna per il 2 per 1000. L'esigenza di mantenere le quote a quelle che sono le quote attuali, cioè 50 euro le iscrizioni e 25 euro per gli under 25, è stata dettata non solo e non tanto da una sorta di coerenza rispetto al progresso. Va da sé che, come ci è stato segnalato in particolare da Giulio Del Balzo, che ha fatto una proposta
alla segreteria, al segretario, al presidente e a me. I partiti liberali hanno quote di iscrizioni un po' diverse, dopodiché però c'è un'esigenza diversa per quanto ci riguarda. Siamo ancora un partito troppo piccolo da un lato, troppo scalabile e troppo democratico dall'altro. Magari quando avremo dimensioni un po' diverse potremo anche valutare questa opportunità. In ogni caso ci sono anche su questo punto dei ragionamenti che abbiamo avviato soprattutto con Riccardo Maggi rispetto alle quote iscrizioni, nel caso per esempio di anni non congressuali, però insomma siccome è ancora tutto in divenire come ragionamento poi lo presenteremo quando sarà opportuno. Quindi lo scopo è esattamente quello di chiedere alla direzione, una volta che Stefano magari potrà presentare in questa sede ai membri di direzione la campagna per come l'abbiamo pensata e approvata, quindi di modo che anche voi possiate averne contezza, e quindi poi chiederei a Stefano di interrompere su questa parte la registrazione quando Stefano presenterà la campagna, di modo che non venga in qualche modo spoilerata. Quindi alla fine, se Stefano può rimanere fino alla fine, gli chiederei di presentarla di modo che possiate vederla tutti e capire appunto il taglio che abbiamo voluto dare a questa campagna come soggetto che si pone esattamente come alternativa, come alternativa che è veramente sempre all'avanguardia, ed è all'avanguardia rispetto alle politiche di questo governo, ma anche soprattutto rispetto ai soggetti che ci stanno più vicini e che con noi dovrebbero, uso il condizionale per un motivo specifico, fare opposizione. Solo questo, grazie. Allora, quindi facciamo alla fine una breve illustrazione, presentazione con Stefano della campagna. Federico Pizzarotti. Intanto buonasera, per me è l'esordio, quindi si diceva l'altra volta, quindi mi fa piacere essere qua con voi. Allora, io entro solo nei punti operativi più che nel contesto generale, su cui concordo con quello che diceva Riccardo. Allora, sul tema tesseramento e iscrizioni, al di là della modalità della campagna che vedremo e insomma di tutto il contesto generale, secondo me vari interventi che si sono succeduti anche al congresso secondo me ci facevano arrivare, come dire, quantomeno un messaggio di cogliere la possibilità di dare dei segnali in termini di cifre. Quindi, come proposta, non volendo smontare l'impianto generale perché siamo a ridosso, ma come indicato, poi magari aprire un tavolo rispetto a fare, come dire, a strutturare meglio con del tempo quale può essere un'idea di campagna, magari anche in relazione, secondo me, dal mio punto di vista, come potrebbe cambiare il congresso a partire dai territori, e quindi il tema della tessera è anche in relazione al cambio di struttura, e quindi ha bisogno di, come dire, sicuramente un tempo di discussione e maturazione ben più lungo. Secondo me si potrebbe almeno come segnale provare a pensare questo, visto che oggi la tariffa agevolata è per gli under 25 in chiave giovani, diciamo così, ma gli under, come dire, i giovani in Italia purtroppo non sono under 25, quantomeno in termini di studio e altro. Un segnale, così non si smonta tutto l'impianto, potrebbe essere quello di dire under 35 o under 30, cioè alzare quello che è la soglia di riduzione della cifra di tesseramento, che così non smonta l'impianto generale, ma può incentivare ancora di più quella fascia che sappiamo essere la nostra fascia di elettorato, come dire, in forma maggioritaria o comunque più attenzionata alle nostre politiche e alla nostra comunicazione. Quindi questa è una proposta che porto e sulla base della quale magari poi facciamo un giro di tavolo, facciamo una riflessione. Secondo tema che volevo condividere, perché ne abbiamo iniziato a parlare e domani sarebbe la scadenza della convocazione, quindi è necessario parlarne per evitare che arrivi una convocazione e non ne abbiamo parlato in direzione
situazione, visto che siamo qui, l'idea era quella di convocare la prima assemblea in modo da eleggere le cariche vacanti, ma anche il collegio di garanzia e il collegio dei revisori, il primo di aprile, e quindi la convocazione partirebbe domani. L'apertura di discussione è se farla, come è stato nella volta precedente, io mi sono guardato l'ordine del giorno della volta precedente, su due giorni, visto che oltre all'elezione delle cariche c'è anche il tema delle mozioni rimaste pendenti dal congresso, e ci potrebbero essere anche la necessità di discussione in termini proprio di spazio politico, anche magari di proposte per provare anche a delineare, oltre alle contingenze di cui ci ha detto Riccardo e che vediamo dalla cronaca nazionale e politica, ma anche delle linee sulla base di comunicazione anche territoriale in prospettiva. E l'altra è quella della necessità, o comunque opportunità, diciamola così, dell'approvazione del regolamento, del nuovo regolamento dei gruppi, che recepisca le modifiche statutarie e che quindi, pur nella frase prevista in delibera, vada a ovviamente regolare complessivamente, tenendo conto delle modifiche statutarie, della necessità, obbligatorietà di avere un singolo gruppo per gruppo territoriale rispetto a quanto previsto oggi, e anche, aggiungo io, rispetto alla frase in delibera, così le dico tutte e così più o meno ho finito, anche a, secondo me, serve un'integrazione che faccia capire, potrebbe essere assolutamente autoincluso, ma esplicare sempre meglio, che in questa fase, cioè fino alla ricostituzione dei gruppi, perché di fatto se si andrà al voto di tutti i gruppi territoriali in relazione alla modifica statutaria, che siano costituiti dalle stesse persone o gruppi nuovi o gruppi integrati, nelle modalità che prevederà il regolamento che delibererà l'Assemblea, ma che in questa fase, prima della ricostituzione, ci sia una sorta, visto che esplicitando che c'è una ricostituzione, ancorché rimanga la stessa, ovviamente c'è una fase temporale in cui c'è sicuramente una reggenza, ma senza particolari possibilità di intraprendere campagne particolari, cioè di traghettare il gruppo stesso fino alla rielezione. Dei gruppi nuovi, dei gruppi che vanno a rivotare, perché se abbiamo detto che rivotano tutti, se rivotano tutti sono nuovi e vecchi. Questo lo rifaccio. La modifica statutaria prevede che si debbano si debba modificare il regolamento della costituzione dei gruppi, con di fatto questo è l'orientamento che tra confronti è venuta fuori, poi lascio parlare chi meglio di me si occupa poi magari della parte tecnica, della ricostituzione in toto dei gruppi, non solamente dei nuovi, ma di quelli anche già esistenti. Sto parlando dei gruppi territoriali, non dei gruppi regionali, è giusto per capire. No, la modifica statutaria pone dei cambiamenti che, se recepiti, di fatto fanno decadere il regolamento per recepire le nuove modifiche, cioè per recepire le modifiche che sono state fatte a statuto. Questo normalmente, se uno cambia uno statuto, viene cambiato il regolamento a valle, quindi di fatto è una consecutio. Poi ripeto, meglio di me magari altri potranno intervenire su questo, che stanno guardando questo nello specifico. Quindi in relazione a questo, se questo ragionamento decade e vi confronterete su questo, in questa fase, da qui alla ricostituzione dei gruppi, semplicemente come si fa normalmente, normale amministrazione fino alla ricostituzione dei gruppi, che è a valle dell'approvazione del regolamento, che è a valle della prima assemblea, visto che si diceva, per non aspettare troppo tempo e non lasciare la situazione congelata, per favorire le iscrizioni, ci sia una consecutio breve. Quindi, visto che oggi approviamo la nuova campagna di iscrizioni, visto che tra 15 giorni c'è l'assemblea che auspicabilmente delibererà il nuovo regolamento, all'interno di quello, durante l'assemblea, discuteremo di un tempo congruo in cui la
segreteria, come dire, riconvocherà per i gruppi che ne faranno richiesta la, come dire, rielezione del, non mi ricordo come l'abbiamo chiamato, se coordinatore o quello che è, del gruppo locale. Questo dicevo, quindi visto che nella frase che abbiamo messo adesso, perché c'è già in delibera, quindi magari l'avete letta, se no vi invito a leggerla, una frase che però non entrava nel merito della, come dire, della reggenza del gruppo in questa fase, perché la frase rispetto ai regolamenti c'è già, quindi adesso vi invito magari a leggerla. Basta. Valerio Federico. Eccomi, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Grazie. Ma io intanto volevo fare un intervento anche più politico, quindi diciamo complessivo e staccandomi anche dalle due questioni, tessere e gruppi di cui si è parlato. Fatemi dire solo una cosa a Carla. Carla, io obiettivamente nella mia esperienza passata ti consiglio di ripristinare quella che ai miei tempi fu indicata e chiamata come tessera plus, perché fu una opzione rispetto alle persone che vogliono contribuire iscrivendosi con più soldi di quelli che no, assolutamente quella rimane come formulazione, ecco, ti rassicuro su questo. No, mi fa piacere, era perché alcuni tesorieri che sono passati in questo partito dopo di me l'hanno tolta, e volevo solo ricordarti che entrarono diverse decine di migliaia di euro da quell'iniziativa. Allora, dunque, io intanto sono contento di come sia partita questa nuova segreteria rispetto al tema diciamo in agenda, che è quello sulle migrazioni. D'altro canto era evidente l'esperienza e la preparazione di Riccardo prima di tutto, e in generale dei radicali presenti in più Europa rispetto a questo tema, e sono molto contento di questo successo che va attribuito a Riccardo, di aver ottenuto la firma su Ero Straniero, la nostra proposta storica ormai direi, delle firme del Terzo Polo e del Partito Democratico. A me pare, questo mi pare un successo notevolissimo, e mi pare una strada da perseguire anche nei limiti del possibile con delle nostre mobilitazioni, perché ci caratterizza e perché riesce a unire, come abbiamo visto, tutte le opposizioni rispetto a questo disperante governo su questo tema. E su questo dico solo, io credo che sia molto importante quello che si sta verificando sempre di più negli ultimi, direi, mesi, e cioè queste evidenze dell'utilità del migrante rispetto al nostro sistema produttivo e rispetto al nostro sistema previdenziale. Ecco, si è tornati a dare attenzione a questi argomenti, perfino con le un po' confuse dichiarazioni di Lollobrigida sui 500.000 che sarebbero utili al nostro sistema, alla nostra agricoltura, non si capisce se in un anno, in due anni, in cinque anni, ma comunque tutto questo diciamo ribalta quella che era un approccio che abbiamo cercato di contrastare per anni, e cioè quello che il migrante veniva e soffiava il lavoro sotto gli occhi dell'italiano, che non vedeva l'ora evidentemente di impegnarsi in un certo tipo di lavori regolari, in edilizia, nell'agricoltura, nel turismo, tutto quello che sappiamo che in realtà si appoggia al lavoro migrante, se possiamo chiamarlo così. Non ho condiviso la decisione del partito di partecipare ufficialmente alla manifestazione di Firenze. Non l'ho condivisa perché ritengo che in Italia non ci sia un pericolo fascista, ritengo che
non ci sia alcun bisogno oggi in Italia di riportare l'antifascismo all'attenzione del paese, non tanto perché è divisivo, quanto perché oggi, non essendoci un pericolo da contrastare con il richiamo al manifesto antifascista, io eviterei. Anche perché l'antifascismo che era in quel corteo era e corrispondeva in buona parte al famoso fascismo degli antifascisti che Marco Pannella ci ha ricordato per tanti anni, e che è stato quell'antifascismo sotto il quale si sono coperte, o con il quale si sono coperte, una serie di strafalcioni, ignominie e danni alla democrazia italiana. E non dovevamo partecipare, anche perché quello è stato poi il corteo dei fascisti, questo sì, tra virgolette, putiniani, pro Putin, anticapitalisti, eccetera, eccetera. Insomma, e c'erano, secondo me, molti motivi per non parteciparne ufficialmente, ma comunque diciamo che poi non molti si sono accorti di questa nostra partecipazione. Io inviterei un pochino più di attenzione rispetto al nostro partito e al consenso che il nostro partito ottiene da certi ambiti e ambienti della società italiana. Io credo che più Europa debba spendersi, ma lo debba fare nella sua comunicazione, quindi pubblicamente, per un maggiore impegno dell'Unione Europea, in generale del fronte atlantico, a sostegno dell'Ucraina, e non solo ricordando il bisogno oggettivo in primis di armi, ma evidentemente anche di molto altro che ha l'Ucraina per poter arrestare una lenta ma in corso avanzata russa, quanto dal punto di vista dell'appoggio industriale, del supporto industriale che oggi è, e lo dicono ormai molti analisti, è insufficiente rispetto all'equipaggiamento, agli armamenti, alle munizioni che stiamo dando / non stiamo dando agli ucraini in questa fase, e c'è grande preoccupazione che l'Occidente possa proseguire a supportare gli ucraini se non prevedendo un supporto industriale assolutamente superiore a quello attuale, se no il rischio è quello che ci vedremo poi di fronte a un avanzamento dei russi, nonostante le difficoltà che i russi stanno attraversando. Chiudo, è chiaro che più Europa debba emergere anche o riemergere anche come una forza che si occupa delle misure liberali e di sviluppo nell'economia. In questo senso io so che molti di voi, parzialmente lo sono anch'io, sono d'accordo sulla introduzione del salario minimo. Il problema del salario minimo è come verrà introdotto e l'entità di questo salario, che se sbagliato nella quantificazione, come nelle proposte del Movimento 5 Stelle PD, potrebbe portare a un aumento non solo dell'inflazione, dei costi, dei prezzi di alcuni settori interessati, ma anche di un aumento del lavoro nero. In questo senso io lascerei, come dire, il manifesto del salario minimo a Elly Schlein, che oggi ha incredibilmente dichiarato che la nostra fuga di cervelli si interromperebbe nel caso di un'introduzione del salario minimo. Questo è un vero e proprio strafalcione dal punto di vista economico sociale. Lascerei a Elly, diciamo, questa rivendicazione. Tra l'altro l'Europa non lo pretende, come ben sapete. Invece, e chiudo veramente, vi è la strada dei decreti attuativi sulla concorrenza, e qui Riccardo, è importante che noi si monitori questa fase, perché è attraverso questi decreti attuativi che si potranno rendere impotenti le misure insufficientemente precise
essenzialmente generiche presenti nella votata legge sulla concorrenza. E voi sapete che per me molto importante, ma io direi anche per il Paese, sarà il decreto attuativo sui servizi pubblici locali, che dal punto di vista puramente economico sono largamente più importanti di qualunque altra introduzione concorrenziale italiana, nel senso che hanno un peso economico, i servizi pubblici locali, molto superiore a quelle che sono delle bandiere che comunque noi dobbiamo continuare a sventolare, quindi la liberalizzazione nel settore dei taxi, dei balneari, eccetera. Grazie. Grazie Valerio. Giulio Del Balzo. Buonasera a tutti. Io vorrei esprimere il mio parere contrario sulla proposta che è stata avanzata in merito all'importo dell'iscrizione, in quanto da sempre sostengo il fatto che serva in generale un costo più basso dell'iscrizione, o per andare incontro, specie alle persone che non ancora conoscono più Europa e che ancora non si avvicinano, quantomeno abbassarlo per il primo anno. Io ho apprezzato molto che la tesoriera Carla Taibbi e il segretario Riccardo Maggi mi abbiano contattato per discutere precedentemente anche della proposta che abbiamo avanzato, che ho avanzato. Purtroppo anche sul tema del database degli iscritti, quindi di trovare delle formule per facilitare la raccolta delle competenze dei volontari già dal momento dell'iscrizione, reindirizzare gli iscritti già dal momento dell'iscrizione a possibili gruppi di lavoro o attività di più Europa, non ho letto nulla nella proposta che è stata inviata. E oltre a questo non ho letto neanche qualcosa riguardo al tema della privacy, proprio perché una delle tematiche da affrontare, da capire con la tesoriera sia al momento dell'iscrizione, è proprio quello di facilitare la possibilità per chi lavora sui territori di contattare direttamente gli iscritti o comunque di esserne autorizzato. Io ho apprezzato molto il fatto che ci siamo confrontati anche direttamente, ma purtroppo, non leggendo nulla di questo nella proposta, non posso sostenerla favorevolmente. Sostengo favorevolmente l'idea proposta dal presidente Pizzarotti di allargare la fascia di età che riceve un'agevolazione. Credo che vada nell'ottica di continuare ad allargare la base di più Europa e di attrarre più persone possibile, soprattutto giovani. Quindi sicuramente vedo molto bene quella proposta. In vista della prossima assemblea, credo che appunto ci sarà qualcosa di più importante rispetto solo all'elezione degli organi, ma avremo la possibilità di dare le linee di dare, iniziare ad attuare la programmazione per i prossimi due anni e le linee di indirizzo di più Europa, quindi discutendo modifiche statutarie che sono state rimandate in seguito alla discussione congressuale e soprattutto anche discutere dell'attuazione dei programmi delle liste. Penso che la lista Immagina abbia proposto tante idee interessanti, penso al tema del centro studi, che è una proposta condivisa anche dalla mia lista, penso al tema dell'attenzione alle scuole e all'università con iniziative specifiche. Io vorrei chiedere al segretario Maggi se possiamo provare a presentare, anche con, o lui se può presentare, poi noi come, diciamo, come componenti della direzione del partito possiamo alimentarlo, possiamo contribuire, un documento di programmazione e di pianificazione delle attività del partito per i prossimi due anni, perché è una cosa che fino ad oggi è mancata e che secondo me potrebbe consentirci di fare un importante salto di qualità. E quindi, visto che tutte le nostre liste hanno presentato dei programmi, io credo che sia un atto di responsabilità e serietà quello nella prima assemblea, quello di provare a capire quali parti sono realizzabili e quali non lo sono, o per motivi di fattibilità o per motivi di mancanza di consenso tra tutti i componenti degli organi di più Europa, quindi auspicando che ci sia il più ampio consenso possibile sulle misure che abbiamo proposto. Credo che iniziare ad attuarle sia la cosa migliore che possiamo fare, sia per presentarci ai nostri iscritti, ma anche poi per presentarci fuori ai cittadini italiani che ci voteranno. Sono contento che con l'attività dei nostri parlamentari Maggi e Della Vedova più Europa abbia avuto una centralità mediatica sul tema dell'immigrazione. Penso anch'io, come Valerio Federico,
anche la partecipazione allo stesso corteo con forze politiche da noi molto distanti e con un messaggio sbagliato, che è quello semplicemente di dare dei fascisti a coloro che ci governano e non di contrastarli sulle idee e sulle politiche, credo che questo sia stato un messaggio sbagliato, cioè un piccolo errore. Poi la partecipazione è stata solo locale e non da parte dei nostri referenti nazionali, ma credo che dobbiamo stare attenti per evitare di essere associati a forze che non sono che non rispecchiano i nostri valori, quindi credo che su questo dobbiamo stare attenti. Condivido l'idea di battere il più possibile sulle proposte presentate da radicali italiani e dal nostro segretario Maggi in passato con Ero Straniero. Vorrei rilanciare un'idea: siccome sono passati un po' di anni dalla presentazione di Ero Straniero e nel mondo sono successi tanti fatti, tanti eventi, ci sono anche nuove tecnologie che consentono di gestire ulteriormente meglio le forze di l'immigrazione, propongo di, per più Europa, da un lato di riprendere quanto proposto da Ero Straniero, ma anche magari con il logo di più Europa di provare a rivedere, rinnovare queste proposte, rilanciarle anche soprattutto dal punto di vista europeo, possibilmente lavorando con le altre forze dell'ALDE, con le altre forze di Renew, per far sì che noi possiamo spiegare a tutti i livelli, specie quelli territoriali, le nostre proposte per la migrazione, perché appunto Ero Straniero presenta alcune delle proposte in Italia più avanzate sulla gestione della migrazione, e nonostante questo noi siamo percepiti pubblicamente come il partito dell'immigrazione libera. Siccome non lo siamo, ma siamo per il partito che sceglie di affrontare un fenomeno e non di fuggirne, propongo proprio di rivedere le proposte, di fare un lavoro come partito e anche a livello comunicativo di provare a rispiegarle tutte sui nostri canali social, provando in questo a dare un'agenda e a fare noi l'agenda. Grazie mille. Grazie a te Giulio. No, solamente telegraficamente sui punti specifici delle proposte che ci avevi mandato, che ovviamente, così come ti abbiamo detto al telefono io e Carla, c'è la volontà di lavorarci, solo che alcune di, e le aveva ricordate anche Carla prima, alcune di quelle non sono di competenza della direzione. Cioè quella ad esempio che riguarda l'implementazione del sistema di iscrizione in modo che vi sia la verifica dell'identità dell'iscritto, tra l'altro come già previsto la modifica statutaria attraverso carta d'identità o SPID, sono cose diciamo che siamo impegnati a fare anche dalla modifica statutaria e non devono passare attraverso una approvazione della direzione. Per altri versi, la questione della privacy, noi dovremo lavorare con la responsabile privacy, perché lì c'è stata una diciamo indicazione che ci è arrivata dalla responsabile privacy, quindi non è che non sono condivise o non sono condivise come traccia di lavoro, semplicemente non sono state recepite nel documento perché non vedono una competenza specifica della direzione. Ora ha la parola Franco Corleone. Buonasera, mi sentite? Sì, ciao Franco, ti sentiamo. Ecco, io sarò molto breve, non voglio invadere il campo e distrarre da quelle che mi paiono o vengono considerate questioni molto importanti, il costo della tessera, eccetera. Essendo io vecchio, potrei dire che allora bisogna avere una quota per i pensionati che arrivano a un reddito molto, molto basso, la pensione sociale. Ma a parte le battute, io intanto penso che al congresso, se non ho capito male, c'erano più di 4.000 iscritti, quindi comincerei a lavorare perché si riscrivano tutti alla stessa quota che hanno pagato e poi vedere se si va avanti. Ma io vorrei fare solo due o tre osservazioni di politica e mi pare che certamente questa presenza con una sorta di egemonia sulla questione della tragedia, perché di questo si tratta, della immigrazione. Ho visto anche lo scambio
al riportato al TG3 fra la Meloni e Riccardo Maggi mi pare esemplificativo di questa. Mi pare che lo sforzo di più Europa deve essere quello su una serie di temi, diventare egemone sui contenuti ma anche nelle modalità dell'opposizione. Ora sento, percepisco che c'è un timore fra voi che siete i dirigenti di Più Europa di essere contaminati da fantasmi che io non vedo. Ad esempio, tutta questa questione dell'antifascismo, a parte che mi pare che addirittura quella manifestazione ci fosse a Firenze, ci fosse Italia Viva, ma insomma, ma al di là di questo, io vorrei che una volta si ragionasse su che cos'è il fascismo. Cioè, è chiaro che non è che oggi c'è il fascismo delle bastonature o dell'olio di ricino, anche se gran commis nominato dalla Meloni ha ripreso il discorso di Mussolini in occasione del rapimento e dell'uccisione di Matteotti, mi pare che insomma non siamo ben messi da questo punto di vista. Ma il problema del fascismo meriterebbe una discussione seria, ma quando c'è fascismo, indubbiamente quando c'è un attacco alla democrazia, ma anche quando c'è una commistione fra diritto e morale, ad esempio. Questa è una caratteristica del fascismo, cioè l'etica utilizzata per a scopi non commendevoli, insomma. Ora, a me non interessa dire che Mantovano sia fascista, anche perché invece è clericale, ma in una maniera forsennata. Se Mantovano, con tutti i problemi che ha il governo, vola a Vienna alla riunione della CND per fare un intervento sulla proibizione delle droghe, beh, io penso che dobbiamo preoccuparci. Quando sul tema delle droghe il sottosegretario Delmastro dice che bisogna far uscire i cosiddetti tossicodipendenti, che è una dizione un po' non puntuale, insomma, ma dal carcere per mandarli nelle comunità chiuse, beh, io penso che bisogna preoccuparsi. Allora, detto solo due osservazioni e due suggerimenti. A mio parere la questione della democrazia e del Parlamento è fondamentale, quindi io suggerisco che Più Europa ponga la questione che il decreto immigrazione che è al Senato sia mandato alla Camera dopo 30 giorni e che si rompa quel meccanismo per cui va nell'altra Camera al 59esimo giorno. Ecco, questa, secondo me, imporre, cioè porre questa questione alle opposizioni e avere quindi un'egemonia anche su questo terreno, credo che potrebbe essere un segno di caratterizzazione, il ruolo del Parlamento e della democrazia per esaminare i decreti legge in tempi adeguati nelle due Camere. L'ultima questione che mi pare che è stata già sollevata da Riccardo Maggi è la questione del funzionamento della piattaforma per le firme dei referendum e delle leggi di iniziativa popolare. Ora, qui siamo di fronte a una legge e alla violazione, nel senso che non viene attivato uno strumento di democrazia. Ecco, io vorrei che sogno che non
non solo i parlamentari, non solo la direzione, non solo Pizzarotti, eccetera, si battano perché il governo rispetti la legge. Ecco, fare un'iniziativa, e questo può essere anche non solo in Parlamento, ma in tutte le realtà del paese dove più Europa presente, una battaglia per la democrazia e la partecipazione, perché se si vuole che ci sia un senso per i cittadini a dare una partecipazione, questo credo sia un terreno importante. Ho sentito in apertura che c'era una discussione su il ministro della giustizia Nordio. Voi pensate che ha fatto un quesito al Comitato Nazionale di Bioetica sul caso Cospito, che era vergognoso, altro che liberale, proprio da sotto etica da cortile, insomma. Ecco, il comitato ovviamente a maggioranza è passato un parere che mette addirittura in discussione le DAT per tutti, non solo per i detenuti. Però c'è stata anche un'opposizione in quella sede, insomma, anche questo testimonia che non c'entra il fascismo come caricatura. Noi dobbiamo avere la chiarezza di quelle che sono le linee di tendenza che sul piano culturale dei valori della convivenza vengono imposti anche con l'informazione, perché questo è un altro tema che dovrebbe diventare centrale. Più Europa non ha raggiunto il 3% perché è stata discriminata in maniera vergognosa dai mezzi di informazione. Non è che dobbiamo aspettare un'altra prova. Scusate la lunghezza. Grazie Franco, la parola a Pier Camillo Falasca. È un piacere essere tornato alla direzione di Più Europa. Alcuni punti. Innanzitutto ringrazio Riccardo, Carla e Federico per il lavoro svolto in queste prime settimane dal congresso. Penso sia molto utile e significativo che nella mozione delibera di direzione si sia posto l'accento su una prima campagna da promuovere. Faccio un suggerimento, lo faccio alla direzione, ne avevo parlato al segretario e al presidente. Sarebbe secondo me opportuno che nell'organizzazione di questa campagna vi fosse spazio per la traduzione della nostra campagna in mozioni per i consigli comunali, dare la possibilità a tanti consiglieri comunali di piccoli e grandi centri d'Italia di presentare in consiglio mozioni su ero straniero o come vogliamo chiamare il pacchetto di riforma. Significa dar loro innanzitutto uno strumento di iniziativa politica di Più Europa e in prospettiva magari anche per Più Europa, ma soprattutto creare a livello territoriale quel dibattito che poi comunità per comunità diventa poi alla fine declinato sulle esigenze, con delle spaccature che inevitabilmente, come dire, verranno riportate alla realtà locale. E secondo me questo può essere un metodo che, quando a congresso dicevamo i territori, un metodo di reale, come dire, partecipazione della politica territoriale alle iniziative di Più Europa. Ci sono delle campagne che ci terremmo a suggerire alla direzione, ma in particolare alla segreteria, che riguardano da un lato quella che tecnicamente, nel gergo tecnico-economico, si chiama imposta negativa, ma che in prospettiva potrebbe diventare un modello alternativo, anche rivoluzionario, rispetto al reddito di cittadinanza, cioè l'idea di un reddito base per tutti i cittadini, per tutti i soggetti IRPEF, che si riduce man mano che aumentano i redditi da lavoro o i redditi percepiti, e che quindi non crea una discriminazione tra chi
ha diritto secondo modelli burocratici, modello ISO o quant'altro, al reddito di cittadinanza e chi non ne ha diritto. E in generale un modello universale, piatto, che poi, come dire, degrada verso l'imposta positiva, diciamo, che poi è quella brutta, l'imposta che si paga. E altre proposte, come dire, sul nuovo lavoro, c'è un'idea che, diciamo, di cui abbiamo parlato, come dire, anche insieme ad altri amici prima, diciamo, di partecipare di nuovo, per quanto mi riguarda, di partecipare a Più Europa, che è la riflessione sulla settimana di lavoro di 4 giorni. Secondo me, in prospettiva, nell'idea della le grandi dimissioni di massa della recessione, della pandemia, the Great Resignation, e in prospettiva la riflessione che poi fanno molti giovani, soprattutto sul rapporto tra lavoro e tempo libero, ma sulle modalità di lavoro, su una produttività che in Italia è bassa nonostante le ore di lavoro molto a volte superiori, anzi in media superiori ai grandi paesi avanzati. L'idea di favorire, non con strumenti normativi obbligatori, ma con strumenti, come dire, di favore, una settimana lavorativa di 4 giorni, secondo me può portare Più Europa a parlare in termini positivi di temi che caratterizzano e qualificano una nuova identità. Sulle questioni poste che poniamo in delibera, io penso che la formula di far ripartire le iscrizioni così come le abbiamo lasciate, a 50 euro, a 25 euro, sia innanzitutto un modo di ripartire, lo facciamo subito. Poi usiamo davvero un momento, come dire, che sia un momento di segreteria o quel che sarà, per una riflessione sulle modalità di partecipazione a Più Europa, perché il costo della tessera in sé non determina la scalabilità o meno di un partito, perché tanti iscritti a poco potrebbero rendere difficile la scalabilità. Il PD non è più scalabile per chi ha tessere più basse, è meno scalabile perché ha molti iscritti. Allora lasciamo da parte la questione economica e parliamo magari soprattutto delle modalità con cui si partecipa a un partito politico, perché in prospettiva questo è secondo me il tema. Lancio un'idea, l'ho detta in privato, secondo me anche immaginare un'app che tutti gli iscritti, tutti gli attivisti possano scaricare, usare con dei servizi, come dire, a pagamento premium, potrebbe essere un modo di partecipare, di essere informati, di essere coinvolti e via discorrendo. Sulla questione gruppi, bene a mio parere aver specificato che in assemblea va recepita la modifica statutaria, perché nell'intenzione della proposta di modifica a mia firma, poi aggiornata con l'emendamento che avevamo presentato con Matteo Alisei, c'era innanzitutto l'idea di riformare, come dire, concretamente la natura dei gruppi territoriali. Restano privi di rappresentanza politica, perché questa è nelle mani del partito, del segretario, della direzione e dell'assemblea, ma in qualche modo fare un po' di ordine rispetto a un'organizzazione che in qualche modo io penso debba dare, come dire, concretezza all'iniziativa politica di Più Europa sui territori. È vero che già oggi c'è, come dire, sostanzialmente l'unicità del gruppo rispetto a un territorio, ma questa va, io penso, organizzata e resa più, come dire, più esplicita nel regolamento, così come va, secondo me, nel regolamento previsto, come dire, una modalità con cui alla costituzione di un nuovo gruppo si dà tempo, un tempo, come dire, definito nel regolamento, perché tutti quelli che vogliono iscriversi a quel gruppo, su quel territorio, possano farlo in vista della prima assemblea che poi nominerà le prime cariche. Io penso che, come dire, vista la modifica statutaria intervenuta al congresso, sarebbe opportuno provvedere nel regolamento una disposizione transitoria a un rinnovo di tutte le cariche dei gruppi, diciamo, che ci sono, e dei gruppi che vanno ricostituiti e dei gruppi che vanno costituiti da zero. Ma questo, come ricordava il segretario, è materia di assemblea e quindi, come dire, se ne fa materia di discussione, di dibattito in vista della prima assemblea che può approvare il regolamento. Sull'iniziativa politica di Più Europa, a me veniva in mente, diciamo, spoiler, no, anzi no, non lo faccio, abbiamo avuto come beneficio di chi era in sede una pre-presentazione della campagna di tesseramento presentata da Stefano Gianfreda,
nel dibattito, diciamo, si è posta l'attenzione tra una campagna più identitaria o una campagna più, come dire, per differenza rispetto alle forze politiche, diciamo, più vicine a noi. Ma in generale, ad esempio, una riflessione che faceva Giordano è quello di pensarsi innanzitutto come alternativa al governo. Ecco, io prendo questo aspetto per chiudere e lo collego in qualche modo a un intervento, all'intervento fatto anche da Franco Corleone, in generale rispetto alla manifestazione. Io non credo che noi dobbiamo, come dire, essere favorevoli o contrari alla partecipazione di Più Europa a una manifestazione antifascista, anche perché, come dire, purtroppo questi qua sono sia fascisti nostalgici che fascisti al nuovo fascismo. Sanno essere entrambe le cose, come hanno stupidamente dimostrato con la mail di quello lì che non mi ricordo il nome, e come tante altre cose, diciamo, che fanno nel privato e nel loro pubblico. Ma contemporaneamente sono fascisti del futuro, perché sono etnonazionalisti e sono portatori di una visione che fa sì che i reati da perseguire all'estero siano tanto quelli dell'immigrazione clandestina quanto quella della gestazione per altri. Ricordate che sono gli stessi riflessi che aveva Trump quando pensava di dover perseguire i reati che per la sua America devono essere reati in giro per il mondo. E questo poi porta in realtà alla conflittualità internazionale, alla bellicosità, e in definitiva porta, come dire, a un clima di guerra che si è tramutato nel nostro pianeta in guerra. Io penso che però tra queste cose, tra l'identità, il posizionamento rispetto ai nostri vicini, noi dobbiamo porci un problema che verrà evidenziato quando passerà la sbornia proporzionalista delle prossime europee, perché alle prossime europee è evidente che tutti vorranno arrivarci per massimizzare una posizione percentuale, e quindi, come dire, nessuno si porrà il tema, tra tutte le forze che non governano, di quale può essere l'alternativa reale di governo a chi oggi ci governa. Siccome in Italia nessuno ha rivinto le elezioni dopo averle vinte, e, come dire, vorremmo non essere quelli che partecipano invece alla prima eccezione, cioè che non consegnano per una seconda volta l'Italia alla Meloni, allora probabilmente prima o poi dovremo porci il problema, noi prima di altri che non lo faranno, penso in particolare al Terzo Polo, a cosa vorrà dire un giorno essere parte e promotori di un'alternativa di governo che possa contendere davvero, come dire, la maggioranza del Parlamento a chi oggi ci governa. E questo è un tema su cui io penso noi dovremo segnalare la nostra distanza dal Terzo Polo. Chiudo davvero: quando si parla quasi un po', come dire, rassegnati, ma alle europee con chi andiamo? No, io penso che noi dobbiamo darci un tempo utile per scommettere su noi stessi, perché da qui a un anno alle europee siamo noi la forza politica centrale e protagonista di un'iniziativa politica, e poi ragiona questa forza politica su cosa è più utile per un partito europeista essere e fare, diciamo, perché altrimenti diamo già per scontato che siamo con altri, e secondo me questo scontato soprattutto a quegli altri non lo dobbiamo mai dare, perché non lo è. Grazie. Grazie Piercamillo, la parola a Giordano Masini. Dopo Giordano Masini chiederei di intervenire a Stefano Gianfreda, che poi deve andarsene, e lui è il direttore creativo di Più Europa e si è occupato di elaborare la campagna iscrizioni, in particolare social, che dovrebbe partire da domani, quindi se lui è disponibile dopo Giordano gli chiederei di fare una breve illustrazione. Grazie, no, io cerco di essere breve, anche perché poi volevo stare più che altro sul tema all'ordine del giorno. Ringrazio comunque il segretario per la sua prima relazione in direzione da segretario di Più Europa, e anche per quello che sta facendo in queste ore, in questi giorni, in queste settimane in Parlamento e sui media. Mi è successo già, sia ieri mattina che stamattina ti ho mandato due ritaglietti di giornale che sottolineavano, uno era Bay stamattina su Repubblica, un altro era intervista a Malan, come noi stiamo, è esattamente quello che dicevamo in campagna elettorale, noi riacquisiremo centralità nel dibattito politico semplicemente perché ci sarà un'inerzia che porterà le cose in questa direzione. Chiaramente la Meloni dovrà essere moderata sui temi economici, dovrà tradire molte delle sue promesse su temi economici e sociali, e quindi se dovrà dare in pasto al proprio elettorato
questioni che stanno a cuore al proprio elettorato, gli darà queste, gli darà la questione dei diritti, gli darà le guerre ideologiche sull'immigrazione, ed è quello che sta succedendo. Cioè è un'egemonia culturale nella quale noi poi ci troviamo, diciamo, per merito e anche in questo caso un po' per inerzia, perché le cose hanno preso questa piega, e anche grazie al cielo, perché abbiamo, in particolare sul tema dell'immigrazione, siamo privi dell'imbarazzo di chi invece per molto tempo, per inseguire un consenso di un certo tipo, ha fatto politiche sbagliate da sinistra, dal centro-sinistra, sulle questioni dell'immigrazione, per cui poi per ottenere, fai cose sbagliate per ottenere facile consenso, poi perdi il consenso e non hai nemmeno più la credibilità per dirle nella maniera giusta. Siamo, per arrivare invece alle questioni, no, io giusto un inciso sulla questione manifestazione di Firenze. Sì, per carità, a volte si può stare in piazza con compagni di piazza non particolarmente piacevoli o con cui ci si sente particolarmente a proprio agio, però non arriverei a mischiare le cose. Si può decidere di non stare in una piazza dove ci sono troppi estremisti di estrema sinistra, però la questione fascismo è un'altra roba. Se non si può parlare di fascismo oggi, mi chiedo quando se ne potrebbe parlare nella storia di questo paese. Ma per le cose che diceva Corleone prima, perché non è che dobbiamo fare, cioè che se non hanno la camicia nera, se i manganelli, se non ti fanno bere l'olio di ricino di sera tornando a casa, non è fascismo vero, è fascismo nelle cose. Ci sono delle cose che sono ontologicamente fasciste, come per esempio il Movimento 5 Stelle delle origini, che era la cosa più fascista che questo paese ha conosciuto nella sua storia recente, ma che aveva questa forza straordinaria perché era libera dal bagaglio ideologico nostalgico che attraeva soltanto elettori di destra. Invece poteva attrarre elettori e consenso e pulsioni e frustrazioni da ogni strato, da ogni parte della società e del dibattito politico. Per quello che riguarda la questione della quota della tessera, io credo, immagino ora ci sarà stato un disguido, perché già immagino la proposta di delibera venga dal segretario, dalla tesoriera e dal presidente, per cui non so se questo emendamento in corso d'opera sulla quota è frutto di un disguido di comunicazione. Io sostengo comunque sia l'idea che si possa tranquillamente andare avanti chiedendo ai nostri iscritti lo stesso sforzo in un anno non congressuale che hanno fatto per l'anno congressuale. Chiarire un possibile equivoco relativamente alla questione dei gruppi territoriali, invece è chiaro, si potrà riadattare il regolamento dei gruppi, l'Assemblea ha tutto il titolo di farlo e in parte per alcune parti è necessario, però quello che è chiaro e che è evidente è che le cariche elette nei gruppi durano 2 anni e quindi le cariche elette nel 2022 decadranno nel 2024. L'unico onere che avranno i gruppi territoriali quest'anno è di esserci, di esistere, e quindi di avere il minimo degli iscritti necessari per continuare il loro lavoro. Da qui poi al 2024 potranno decidere di cambiare i propri gruppi dirigenti, quello che vorranno, saranno liberi di fare quello che vogliono, ma non c'è nessun onere, nessun obbligo di rieleggere, di rinominare coordinatori che sono stati già nominati l'anno scorso a seguito di dibattiti, a seguito di iniziative, a seguito di sforzi. Insomma, non sarebbe il modo migliore per ricominciare a lavorare in maniera più costruttiva sui territori, andare a gamba tesa su chi un bel pezzo di questa strada lo ha fatto. Sì,
Allora, intanto ne approfitto per fare il mio personale applauso, ma immagino condiviso dai più per il lavoro di Stefano e dello staff. Palmira, ti sentiamo molto lontana, se puoi provare ad avvicinarti al microfono o alzare la voce. Così mi sentite? Sì, grazie. Oh, perfetto, allora dico, ne approfitto intanto per fare il mio personale applauso, spero condiviso dai più, la proposta di campagna di Stefano, che mi sembra assolutamente diciamo la sintesi di quello che è il rilancio di Più Europa, rilancio che comunque devo dire agli occhi di tutti è stato indiscutibile anche alla luce del nostro maggiore protagonismo di queste ultime settimane, proprio su un tema che a noi è particolarmente caro come quello delle migrazioni. Tra l'altro diciamo che proprio a Cutro, io personalmente non c'ero perché ero a Catania a parlare di cannabis e ci dobbiamo un po' dividere, però vedere Riccardo Maggi in quel corteo è stato particolarmente importante per tutti noi che non eravamo lì fisicamente presenti. E poi probabilmente siamo gli unici ad avere anche posizioni ben chiare rispetto ad esempio al memorandum Italia-Libia. Noi abbiamo detto no fin da subito, cosa che probabilmente ci distingue anche da chi come Calenda continua a dire che dovremmo continuare a dare soldi alla cosiddetta Guardia Costiera Libica, e sappiamo come è andata nell'ultimo naufragio che purtroppo abbiamo visto come spettatori inermi nelle acque davanti alla Libia. Per cui ecco, anche questa questione credo che possa entrare nelle nostre discussioni, a maggior ragione per fare quella distinzione che c'è propria. Approfitto anche del discorso che è stato fatto a proposito di fascismo, intanto perché dottor Corleone mi ha preceduto e ha detto delle parole importantissime. È una cosa che noi dobbiamo avere il coraggio di non lasciare, perché l'antifascismo è un valore condiviso e che non possiamo lasciare ad alcune parti politiche, anzi non dobbiamo avere assolutamente paura di, come dire, mischiarci o comunque partecipare a dei momenti di condivisione su dei valori fondamentali della nostra Costituzione. E diciamo, riprendendo anche un po' il concetto di fascismo eterno di Umberto Eco alle università americane in tempi non sospetti da quello che sta accadendo oggi, quello ci può essere anche un po' da faro per analizzare alcuni fascismi che sono sotto gli occhi di tutti, a prescindere dalle cose ancora più semplici da vedere, come appunto l'intervento che qualcuno pensava fosse si trattasse di Lercio quando uscì dalla notizia di Anastasi, e poi invece era vero, lui aveva utilizzato il famigerato discorso dopo l'uccisione di Matteotti per rivendicare un ruolo che di politico evidentemente nella sua testa aveva molto, cioè quello di occuparsi di INPS, di INAIL, eccetera. E questo per dire appunto che ecco, non dobbiamo insomma sminuire quello che accade, anche le questioni, anche quello che è accaduto, no? Il Fatto Quotidiano con la vignetta dell'Ischlein, ora non dobbiamo banalizzare né farci trascinare dalla polemica satira sì, satira no, il problema era la didascalia, il problema comunque è voler fare diciamo satira non contro il potere, ma sulla persona e sulla razza e sulle radici. Detto questo, ecco, al nostro dibattito come prima direzione mi rifaccio un po' anche alle questioni più pratiche. Ovviamente sul tema delle tessere sono d'accordo sul mantenere l'impegno economico che ciascuno ci mette, anche perché devo dirvi che dopo il congresso ho ricevuto anch'io tante richieste, ma quando si riaprono le iscrizioni, ma quando ci possiamo riscrivere, perché comunque questo congresso è stato ben recepito dall'esterno. E poi dei dubbi sinceramente ce l'avrei sull'assemblea così a ridosso, perché secondo me 15 giorni sono un po' troppo pochi per organizzarci. Penso soprattutto
insomma, a chi ha difficoltà negli spostamenti, è un periodo pasquale, tutti quelli che vengono da sud in particolare insomma, potrebbero avere difficoltà e mi piacerebbe comunque che fosse un'assemblea partecipata anche fisicamente, perché diciamo, io se avessi potuto sarei stata anche con voi a Roma, però ecco, la presenza fisica soprattutto in una prima assemblea credo sia molto importante, quindi io la vedrei dopo Pasqua questa prima assemblea, nel senso di lasciare che anche i membri di assemblea possano organizzarsi per partecipare fisicamente e anche avere più di 15 giorni per organizzarla, magari una o due giorni in un posto che ci veda tutti insieme. Non lo so, forse vorrei aggiungere altro, però mi fermo perché capisco che non posso prendermi io tutto il tempo, però voglio solo spendere un'ultimissima parola sempre sulle ONG che in questo momento comunque hanno partecipato anche cosa che magari prima non hanno fatto tutte insieme, però hanno presentato un'esposta alla procura di Catanzaro proprio per chiedere verità e giustizia su quello che è successo, perché comunque esiste una responsabilità politica. Riccardo Maggi, ma insomma per il partito l'ha detto a gran voce, ciascuno di noi dov'è tenuto a farlo sul proprio territorio continua ad essere presente su questo tema e penso che davvero questo sia al momento il tema centrale. Vi consiglio anche di vedere Le Nuotatrici, se non l'avete visto, su Netflix. Anche quello è un diciamo un film che ci fa anche comprendere come siano cambiate anche le condizioni di chi affronta il viaggio della disperazione. Dal 2011 ad oggi le cose, cioè, sembra veramente un altro modello, un altro mondo, lo è, e noi in Italia comunque avevamo l'occasione diciamo rapportarci all'accoglienza con delle strutture che ora non ci sono più, come gli SPRAR, e anche questo è un tema che noi potremmo certamente riprendere assieme appunto alla decriminalizzazione delle ONG contro questa direttiva piante dosi che ha soltanto aumentato i costi di chi poi vuole fare salvataggio. Grazie. Grazie Palmira. Da ora in avanti, se è possibile, chiederei a chi interviene di provare a stare entro i 5 minuti. Alla parola Cristina Bicceri e dopo Cristina, alla fine del suo intervento, si chiudono anche gli interventi per iscriversi a parlare. Ecco, mi sentite? Buonasera a tutti. Io diciamo che farò un intervento quindi a questo punto proporzionale rispetto alla mia anzianità nel partito, visto che sono un'acquisizione di quest'estate. E comunque è già stato un percorso molto bello, molto interessante, e non c'è giorno in cui lo rivendichi con orgoglio. E quindi questo mio intervento io lo rivolgo innanzitutto per salutare tutti voi, per fare la vostra conoscenza a questo punto virtuale, visto che in sede di congresso io purtroppo non, o per fortuna, a seconda dei punti di vista, non sono stata presente perché per precedenti impegni sul territorio organizzando una manifestazione, anzi non voglio dire un evento, un approfondimento locale sul tema della triste anniversario dell'inizio della guerra con Anna Zafesova, ho privilegiato il territori che sono stati più volte evocati in questa sede, anche in sede di congresso. Diciamo che in quel momento ho preferito acquisire anche visibilità per il partito nella sede del mio comune. Però ecco, vorrei subito ringraziare il segretario Maggi, il presidente Pizzarotti e Taibi, tesoriera, per il lavoro che è già stato fatto, si sta facendo, si è stato fatto in sede di congresso e sta proseguendo, e soprattutto per il successo che è già stato plurievocato della convergenza su Ero Straniero, che ci ha assicurato una anche bellissima visibilità. Ecco, non voglio parlarne in termini superficiali, però visibilità, alla visibilità consegue una crescita, e io credo che il fine politico che in questi mesi più Europa dovrebbe porsi è quello appunto di crescere. E quando parlo di crescita non parlo, ecco, di strategie e differenziazioni
determinate dal comportamento politico dei nostri, diciamo, competitor anche nello stesso campo. Credo che sia una logica abbastanza fuorviante. Io non penso che il partito possa crescere perché andiamo a occupare uno spazio che qualcuno ha lasciato vuoto. Io penso che il partito crescerà veramente e quindi sarà padrone, no, dei propri punti percentuali, che spero possano aumentare presto, grazie alla forza della proposta. Diciamo che lo spazio cresce più la proposta è forte, diciamo che è l'offerta che crea, la nostra offerta, la forza della nostra offerta che ci può assicurare quella centralità politica che credo l'Europa debba esigere, proprio perché parte da posizioni che rispetto agli altri partiti hanno un'insita assenza di ambiguità, ed è il punto su cui secondo me dobbiamo spenderci maggiormente, sia appunto per quanto riguarda i nostri consueti, ormai consolidatissimi, battaglie sui diritti civili, e appunto su Ero Straniero, che è stata veramente, ci ha assicurato veramente un ottimo ritorno da ogni punto di vista. Allora, io ho detto breve, quindi mi riallaccio soltanto a qualche piccolo intervento che è stato fatto in precedenza. Per quanto riguarda la quota di iscrizione, non vedrei assolutamente male anche una possibile, diciamo, apertura verso a una quota, diciamo, di anzianità un pochino più alta, quindi elevare i 25 euro anche magari fino ai 28-30 anni, però questo magari nel senso verrà verificato successivamente, e semmai molto più interessante secondo me valutare e iniziare a contemplare un approfondimento sulle modalità della partecipazione e dell'accoglienza del nuovo iscritto, che credo che sia decisamente più importante. Per quanto riguarda i temi che sono stati trattati poco fa, io do una mia opinione sulla partecipazione alla manifestazione di Firenze, che io invece ho accolto con piacere, nonostante le evidenti criticità date dalla composizione, diciamo, del corteo, che purtroppo era frequentato da persone che, insomma, non, bene o male, non si riconoscevano, diciamo che non erano simili a noi su certe posizioni. Però in quel momento credo fosse importante esserci, perché in quanto liberali siamo anche antifascisti, e poi comunque la manifestazione era stata spinta non tanto in reazione al cosiddetto pestaggio, quanto piuttosto alla lettera di minacce, di provvedimenti che arrivava da Val di Tara alla preside. Però non voglio andare oltre. È stato citato anche il salario minimo. Io, ecco, lo lascerei assolutamente a Schlein, non tanto perché è una questione di numeri o di rimodulazione della quota da individuare, quanto perché piuttosto io ho proprio delle perplessità sullo strumento. Io credo che ci possa essere anche il rischio concreto che questo salario, comunque un salario legale, possa schiacciare verso il basso le retribuzioni di veramente milioni di italiani. Semmai io credo sarebbe necessario estendere le tutele, i salari e i contratti a quelli che non sono ancora coperti. Quindi non voglio andare avanti, però comunque è un tema che va approfondito e che in questa fase è, secondo me, una specie di feticcio ideologico che viene sbandierato. Per il resto, niente, vi torno a salutare, spero di incontrarci presto a Roma in sede di assemblea, e concludo il mio intervento. Grazie. Grazie a te, Cristina. Da ora sono chiuse le iscrizioni a parlare. Alla parola Simona Viola. Grazie mille, Nicolò. Grazie a Riccardo e a Benedetto per il lavoro formidabile delle ultime settimane, che ci ha restituito appunto quella centralità politica della quale che in tanti hanno riconosciuto. E voglio ringraziare Stefano Gianfreda, che con una straordinaria sensibilità acutissima riesce ad interpretare i messaggi più evidenti e anche quelli più profondi, e restituire loro ed restituirceli sotto forma di grafica e di campagna. In particolare sono lietissima non solo della presenza, ma dell'intervento di Franco Corleone. L'intervento di Franco Corleone
è un segno buono per Più Europa, cioè che Franco Corleone abbia deciso di impegnarsi in Più Europa e lo abbia fatto, fra virgolette, gratuitamente. Franco non è membro di direzione, non chiede stellette e porta con sé la forza della sua esperienza, della sua storia, del suo pensiero politico, dell'iniziativa politica che ha fatto per tanti anni. E il Franco si presenta in direzione dicendo: ma signori, c'è un tema centrale, noi non possiamo, Valerio, banalizzare quello che sta succedendo nel paese dicendo io non credo che ci sia un pericolo fascista, ma scusa, queste stronzate le lasciamo dire a Calenda, che le dice anche meglio, no? Noi dobbiamo fare una riflessione su quello che sta accadendo nel paese. Prima e dopo queste elezioni il paese è cambiato, non è più lo stesso, e l'agone politico e la sfida politica non è più lo stesso. Siamo in pieno drammatico revisionismo culturale, ci abbiamo le strade che fra un po' sono intestate ad Almirante, che ha scritto il manifesto della razza. Almirante, abbiamo la seconda carica dello Stato che è un sincero fascista, che diciamo così si vanta, no? della sua straordinaria ricchezza culturale che si porta, ed è la seconda carica dello Stato, voglio dire, che si gli piglia un colpo, che Dio lo conservi, a Mattarella è la seconda carica dello Stato. I partigiani non sono più patriotti. I partigiani sono cosa diversa, non si può più dire che sono patriotti. I discorsi di Mussolini entrano nei consigli di amministrazione e tutta l'apparato del governo, di proposta politica del governo, ruota intorno al proibizionismo e al punizionismo. Cioè la logica è di punire, reprimere, impedire. Questo è quello in cui ci troviamo. Se questa roba si chiama fascismo, non si chiama fascismo, è roba altra, diversa da noi, geneticamente, culturalmente, non abbiamo nulla a che fare con questo, che consideriamo il peggio che la politica contemporanea offra in Occidente e in Italia. Allora, Valerio, non si chiamerà fascismo, chiamalo come cazzo ti pare, ma di che c'è una differenza strutturale. Perché altrimenti non stiamo parlando la stessa lingua e non stiamo nello stesso partito. E allora da questo punto di vista è cruciale quello che dice Giordano, che è quanto peraltro Benedetto ci dice da mesi. Cioè la faccenda dei migranti è cruciale non solo e non tanto ai noi per i drammatici esiti che ha avuto nell'ultimo periodo, ma perché, come per tutte le vicende che hanno ad oggetto i diritti, è la cartina di tornasole del rapporto tra questo governo e il suo elettorato. Molto semplicemente, siccome questo governo non può dare in pasto all'elettorato i provvedimenti economici che ha promesso, sbandierato, raccontato, perché incontra e si scontra con il principio di realtà, allora gli deve dare in pasto i miserabili, quelli che non hanno casa, quelli che non hanno famiglia, quelli che ci hanno avuto la sfiga di avere una sessualità diversa da quella che tutti considerano ordinaria, e li deve maltrattare, e li deve, no, è per poter dire di essere quello che è, cioè virile, una stretta di mano virile fascista, come diceva Giorgio Gaber. Allora ecco la propaganda ideologica, che è il contrario della ricerca di soluzioni pragmatiche. Ma Riccardo Magi, la centralità politica di quella proposta di legge ero straniero non è che esce così dall'oggi all'indomani, non è che ce l'avevamo lì nel cassetto. Prima di tutto il frutto di un'iniziativa popolare per la quale siamo andati in giro per le strade a raccogliere decine di migliaia di firme, e si porta dietro la legittimazione della democrazia diretta. Secondariamente il frutto di anni di lavoro di Emma, di Riccardo e di mille altri, che alla fine, con, diciamo così, l'ultimo passaggio in porta, tac, è diventato. E allora ci permettiamo quella centralità politica che ci deriva dalla nostra storia, non che nasciamo dall'oggi all'indomani. In questo quadro io credo che è stato giustamente sottolineato che in questi giorni è importante avere la proposta di legge, perché è quella sulla quale poi arriva la Schlein e arrivano. Apro parentesi, io che la Schlein sia
aperturista in ogni senso sui diritti civili, siccome sono convinta che faccio politica non per avere primati e neanche per avere l'esclusiva, ma per portare a casa i risultati e cambiare il mio paese, plaudo a Schlein e alla sua straordinaria apertura sui diritti civili finalmente, che come ci insegna Marco Tarada c'è tutt'altro che il Partito Radicale di massa, che è una cretinata giornalistica, ma è viva! Per fortuna, da questo punto di vista, non possiamo dire per anni che avremmo voluto che il PD, e poi dopo, dice no, ma ci toglie l'esclusiva. Evviva che siamo su questo tema il più possibile. Allora, sul tema della centralità della proposta politica sulla quale aggregare, io dico a Riccardo e alla sua segreteria, io credo che sui balneari noi dovremmo lavorare, perché sui balneari la scelta del governo è stata quella di fare melina, cioè fanno si mettono lì come i muli, piantano le zampe così e dicono e io non mi schiodo, e io la legge non la faccio, e io tutto quello che faccio è che rinvio il 2200. Allora dovremmo scriverla noi la norma attuativa delle direttive comunitarie, quella che loro non approvano e quella che il Consiglio di Stato invoca dalla mattina alla sera, e se non vogliamo o non abbiamo la forza, perché non è mica facile scriverla quella norma lì, è una norma che ha dei tecnicismi di massimo rilievo, lavoriamo su un pool di professori a cui dice il professore di economia, professore di diritto amministrativo, gli diciamo ci fai la norma quella come dovrebbe essere e poi magari ce le portiamo in Confindustria a dire io ho fatto la campagna elettorale in Romagna, luogo diciamo così difficilissimo, noto diciamo ai presenti, ce la portiamo laddove pensiamo che ci siano margini di contraddizione nelle Confindustrie locali, dicendo questa è la nostra progetto. Chiudo con questo suggerimento la parte politica, spero di non sforare troppo rispetto ai cinque minuti. C'è una persona in Polonia che si è presa 8 mesi di lavori socialmente utili perché ha dato una pillola abortiva ad una donna, peraltro con marito violento e pericoloso. Allora, una manifestazione davanti al consolato polacco la vogliamo fare? E che cazzo, cioè Macron che ci dice che dovrebbe essere norma, perché su questo fronte, così come sull'alleanza drammatica dell'Italia con l'Ungheria e la Polonia sul tema dei figli delle coppie omosessuali, ci si gioca tanto. Chiudo con i temi di minore rilevanza, che sono diciamo così quelli interni. Io credo che noi dobbiamo fare politica e non dobbiamo fare sconti. Dobbiamo fare politica e non dobbiamo svendere la nostra politica. Il tema non è quanto costano meno gli iscritti, perché vedi, 25 euro sono una pizza, 50 euro sono 2 pizze. Se non puoi spendere 2 pizze per iscriverti a Più Europa, vuol dire che non hai una motivazione sufficiente. Io metto a disposizione 100 differenze di tessera, le metto qua, le do a Carla, ti faccio un bonifico e dico pago i 25 euro di differenza per 100 giovani iscritti che tra i 25 e i 30 anni non possono pagare una pizza in più per iscriversi a Più Europa. Li metto lì, la tessera costi 50 euro. Io offro, faccio la tessera sospesa, regalo la mia mezza tessera sospesa. Ci stai? La tessera costa 50 euro, non te la permetti? Io non guardo neanche il tuo a 7,40, me ne frega, ti regalo una pizza, vuoi iscriverti? Io ci metto le mie 100 tessere, 2500 euro, e confido che le promesse che faccio io alla tesoreria di dare denaro vengano altrettanto rispettate da chi promette di restituire soldi che ha ricevuto e che deve, ha promesso di restituire in congresso. Dopodiché sul regolamento dei gruppi mi stupisce che una modifica congressuale, una che abbiamo fatto, che ha ad oggetto il fatto che nelle città ci deve essere un solo gruppo invece che tanti gruppi, debba diventare una valanga che travolge e azzera tutte le cariche di questi poveri coordinatori che si sono sul campo guadagnati un lavoro che stanno facendo eccellente. Non c'è, diciamo così, nesso logico, cioè bisogna fare gruppi soli, e a Milano c'è un gruppo, c'è un bravissimo coordinatore, ma che ha fatto di male?
quello deve stare in carica 2 anni, ho capito perché dobbiamo fare tutta sta rivoluzione dei gruppi, si facesse un lavoro sano, serio sul territorio e anche su questo un sassolino lasciatemelo togliere dalla scarpa. Io non ho mai capito la retorica dei territori e non la capirò mai. C'è tutto, diciamo così, la politologia mondiale e occidentale che si interroga sulle forme partito efficaci e che ci spiega che gli unici partiti che hanno qualche possibilità di successo nel mondo occidentale sono i partiti digitali e noi siamo qua a titillarci con un modello totalmente obsoleto che viene abbandonato dai partiti di massa e rispetto al quale siamo completamente inadeguati. Un partito di 3.000 persone in un paese di 8.000 iscritti rischia di fare delle cose un po' grottesche, come ricordo un nostro iscritto abruzzese, che era l'unico iscritto abruzzese, che propugnava e pretendeva la rappresentanza politica degli Abruzzi. Ho capito, ma se non hai iscritto neppure tua madre e tua sorella, non siete neanche 3 iscritti nell'Abruzzo, siete 1, ma mi vuoi spiegare di che cosa stiamo parlando? Allora, quando uno ha un partito di 3.000 iscritti e gli iscritti si iscrivono perché siamo il partito europeo, non il partito di Cusago di sotto o di Sesto San Giovanni di sopra, facciamo il partito europeo, dico, facciamo un partito digitale vero e democratico e facciamo, diciamo così, il partito volteriano al posto di quello osceno, espressione di Rousseau, che ha fatto il Movimento 5 Stelle con quella menzogna grottesca che è il loro osceno proprio politicamente, piattaforma digitale. Quella è stata una scommessa politica tremenda, che è stata, diciamo così, anche devastante nell'ingannare la nascita del consenso, no? Intorno ai gruppi politici. Noi cerchiamo di fare una cosa seria, quindi io dico, territori nel senso va benissimo, facciamo gli iscritti stanno sul territorio per forza perché hanno un luogo di residenza, però poi gli iscritti sono dappertutto, no? E questo, detto questo, certamente dobbiamo costruire delle iniziative politiche capaci di essere replicate localmente per dare anche degli spunti di iniziativa politica locale. Io ricordo l'anno scorso che abbiamo insieme fatto una bella cosa, Riccardo, quando abbiamo fatto Svegliamo la Libertà e abbiamo portato l'Iran in tutti per primi, no? Abbiamo fatto una cosa che è stata ripresa dappertutto, eccetera eccetera. Allora questo per me è i partiti dei territori, non solo le stellette, le mostrine. Io sono coordinatore, però sono tesoriere, però sto anche nella giunta direttiva del mio gruppo di Cusago di Sotto. Facciamo politica, no? Questo è quello che mi sentirei di dire e vi ringrazio dell'attenzione. Grazie Simona, ribadendo anche l'invito a stare nei 5 minuti, alla parola Matteo Allisei. Grazie Nicolò, buonasera a tutti. Io volevo cogliere e partire proprio da uno spunto che, diciamo, mi dà Simona con il suo intervento, che è quello sulle proposte di legge che abbiamo presentato e su come queste sono state fondamentali anche in queste prime settimane per cercare di riportare all'interno del dibattito pubblico alcuni dei temi che più Europa porta avanti e non porta avanti certamente da ieri. Ecco, all'interno di quelle proposte di legge che noi abbiamo depositato c'erano delle norme che andavano a dare una proposta di governo chiara sul fine vita, sulla cannabis, sulle tematiche LGBT, sull'immigrazione, all'inizio della legislatura, prima che succedesse tutto quello che è successo. Noi, grazie al lavoro di Riccardo e di Benedetto, abbiamo portato all'interno del Parlamento e all'interno della Camera le nostre proposte ancor prima che ci fosse tutto quello che è successo a Cutro, la tragedia che è avvenuta, e già cercavamo di indicare una via per superare alcune delle tematiche, degli argomenti che riteniamo fondamentali per questi mesi e per questi anni. Ecco, è incredibile come per tante altre forze politiche, anche dell'opposizione, è servita una tragedia come quella di Cutro per arrivare a capire che forse su un tema come quello dell'immigrazione dovremmo agire, che forse sarebbe finalmente l'ora di valutare il rafforzamento di canali legali per entrare all'interno del nostro paese. Noi la battaglia su ero straniero l'abbiamo portata avanti, insomma, già da un po' di tempo e dopo averla depositata appunto 2 legislature fa, dopo una raccolta, un'iniziativa popolare, abbiamo atteso
che il Parlamento ne discutesse, cambiavano i governi, poteva succedere quello che volevamo, ma quella proposta di legge non è stata discussa. Dopo due legislature in cui la proposta ero straniero per rafforzare e introdurre dei canali legali nel nostro paese non è stata discussa, abbiamo deciso di ripresentarla quando il tema non era ancora al centro del dibattito pubblico, perché per Più Europa queste iniziative sono centrali e sapevamo che sarebbero tornate all'interno del dibattito. Sapevamo che il centrodestra, per quanto si dicesse pronto ad affrontare queste battaglie, a dare delle soluzioni di governo, effettivamente non lo era. E lo ha dimostrato nei fatti, nell'impreparazione. Quando avviene un evento come quello che è accaduto a Cutro, una tragedia come quella, non si può rispondere come ha fatto Piantedosi, che, come dire, la prima dichiarazione pubblica è stata forse la più oscena di tutte. Dopo un evento del genere. E da quel momento in poi noi abbiamo chiesto all'interno del Parlamento e fuori delle risposte concrete su dei punti chiarissimi che non sono mai arrivate. Ecco, di fronte a questo credo che sia stato fondamentale il tentativo, anche riuscito da parte di Più Europa nel proprio piccolo, di unire l'opposizione il più possibile su delle proposte di legge appunto comuni, condivise, come ero straniero. Per la prima volta dall'inizio della legislatura il Partito Democratico, il Terzo Polo, Sinistra Italiana Verdi, con tutte le differenze del mondo che hanno su tanti argomenti, per quanto la vedano in maniera differente su tante tematiche, e anche noi ovviamente abbiamo delle grosse differenze su alcuni temi rispetto a queste forze politiche, abbiamo deciso che forse, oibò, era utile su un'iniziativa comune convergere, perché se neanche l'opposizione riesce a fare fronte comune e cercare di interessarsi in maniera forte, decisa, come è capitato in commissione, insieme su una proposta, non ci facciamo sentire. In quel caso siamo riusciti anche dal punto di vista mediatico a riportare al centro questa discussione e a far capire che se vogliamo discutere seriamente di immigrazione dobbiamo anche discutere seriamente di come andare a modificare, azzarderei addirittura a superare la Bossi-Fini, che è il grande tema, perché quando Lollobrigida, lasciamo diciamo i diversi dicasteri di cui dovrebbero occuparsi, però dice cavolo, valutiamo come portare in Italia 500.000 persone, cazzarola, lì c'è una via principale che è quella della modifica, se non del superamento della Bossi-Fini, che è quello che proponiamo da anni, che è quello che vogliamo riproporre e stiamo riproponendo in Parlamento. Di fronte a tutto questo, il punto che abbiamo all'interno della nostra delibera proprio sul cercare di avviare una campagna sull'immigrazione è, e ritengo, fondamentale, perché ovviamente poi lo potremo declinare con delle mozioni sul territorio, io aggiungo anche con la partecipazione di esperienze e testimonianze reali di persone che fanno parte di quel sistema dell'accoglienza, dell'inclusione, che hanno vissuto anche vicende simili e che possono darci un contributo di testimonianza di quello che accade, perché poi ci scordiamo che spesso dietro a queste tematiche ci sono delle vite, della gente che ci spende il proprio tempo, le proprie energie per fare quello che spesso lo Stato non fa, e anche delle persone che invece vivono quelle esperienze loro malgrado. E soprattutto un altro punto che ritengo fondamentale all'interno della campagna che dovremo costruire insieme a tutte le nostre energie è quello sul cercare di riattivare quella rete di associazioni, di realtà che sul tema vogliono impegnarsi, poi magari non condividiamo con loro tantissimi altri punti, ma su delle singole diciamo tematiche è giusto cercare di convergere. Un altro tema fondamentale che abbiamo vissuto in queste settimane è la questione dei diritti LGBT, in particolare del riconoscimento e della tutela dei bambini appunto di coppie omogenitoriali. Su un tema come questo, che noi appunto abbiamo subito rilanciato, credo sia stato molto giusto anche in queste ore, tramite anche insomma delle dichiarazioni da parte di Riccardo e di altri, incalzare Carlo Calenda in primis sul firmare la nostra proposta di legge, che è una proposta di legge di 5 righe, quindi può leggere assolutamente chiunque, che chiede, al di là di cosa pensiamo sulla GPA e tutto il resto, di tutelare i bambini a prescindere da come sono nati, da dove sono nati all'estero, in Italia, le modalità, di tutelarli, perché la priorità ed è la priorità per tutti, quindi è fondamentale cercare anche di incalzare sulle iniziative chi con noi vuole dialogare, perché se vogliamo
dobbiamo dialogare dal punto di vista elettorale, all'amministrativa, alle politiche, alle europee, allora forse è bene, diciamo, con le giuste tempistiche dialogare innanzitutto sulle iniziative, sulle tematiche che poniamo, anche, diciamo, la posizione di Calenda sulla Guardia Costiera Libica è a mio avviso molto grave. Su questi argomenti dobbiamo essere chiari, e ovviamente essere chiari anche con Schlein, che ovviamente sui diritti ha delle aperture molto maggiori ed è giusto, diciamo, applaudirle, ma al contempo è giusto invece incalzarle sulle tematiche economiche che spesso, diciamo, tratta in una maniera differente dall'approccio liberale che invece vorremmo portare avanti noi, in primis sui balneari appunto. Cioè, il Consiglio di Stato, l'Unione Europea, Mattarella, non so se deve intervenire anche Voldemort, Harry Potter, non so chi può fare in modo di fare sta cavolo di modifica e di tentativo di mettere a gara finalmente le concessioni, visto che è intervenuto chiunque, ma non ce la facciamo, quindi forse, insomma, dovremmo trovare un modo, qualcun altro che può intervenire se anche Mattarella non basta. Sulla questione della manifestazione di Firenze, dell'ultimo punto che volevo andare a toccare, visto che è stato sollevato in primis da Valerio, ricordiamo un attimo brevemente cosa è successo. Un esempio di aggressione di stampo fascista assolutamente terrificante da condannare. Valditara, che invece di condannare l'aggressione di stampo fascista se la prende con la preside, che aveva rilasciato una circolare assolutamente, come dire, sensata, chiara e appunto giusta, mi sembrava anzi il minimo dopo un avvenimento del genere. Ecco, credo che sia giusto in quel caso esserci schierati in maniera molto chiara anche lì. Noi abbiamo detto liberali per Costituzione. Abbiamo fatto una card chiamata Liberali per Costituzione, dicendo proprio che da liberali siamo innanzitutto antitotalitari e condanniamo una violenza politica del genere, e ovviamente non condividiamo tutte le idee precise di tutte le associazioni che hanno portato al corteo, anche perché se ogni volta dovessimo partecipare soltanto alle iniziative di chi condivide appieno tutti i nostri punti, stiamo sempre noi di questa stanza e basta. Come abbiamo partecipato a quell'iniziativa perché condividevamo quel punto, poi su altri punti, altre iniziative, possiamo partecipare ad iniziative e ad altre proposte con altre realtà. E ha partecipato, appunto, come già qualcuno sottolineava, anche Italia Viva e mi pare anche la Bonetti, quindi su questo, insomma, diciamo che non eravamo gli unici anche di Renew Europe a lavorare su questo tema. Concludo semplicemente anch'io sottolineando, diciamo, la necessità di parlare di politica, parlare di iniziative politiche insieme a tutti voi, di cercare insieme di impegnarci per portare avanti questo. Ovviamente ci sono tante dinamiche interne, questioni da risolvere. Credo però che dovremmo porci al centro anche il tema, appunto, della campagna sull'immigrazione, delle proposte da rilanciare insieme con tutto il supporto che possiamo dare anche tramite le nostre diverse esperienze e competenze. Sul rilancio delle iscrizioni, ovviamente è fondamentale partire al più presto possibile, come nella delibera è stato chiesto, e cercare di lavorare ovviamente anche per migliorare, aumentare le modalità di partecipazione e le opportunità, aggiungerei soprattutto per l'iscritto. Quindi tutti i modi con cui noi possiamo dire a un iscritto: tu ti iscrivi, esatto, dalla pizza, dalle pizze a pizza, insomma, ci sono varie, diciamo, un raggio di possibilità che possiamo valutare, perché effettivamente un iscritto deve avere anche, insomma, un valore aggiunto, qualcosa per cui si iscrive. Credo che tutto quello che stiamo facendo anche in queste settimane sia già un bel valore aggiunto di proposte di condivisione che cerchiamo di portare avanti, che ovviamente dovremo declinare sul territorio, che è materia di assemblea, e quindi credo che nella prima assemblea potremo anche discuterne molto e bene insieme per partire anche su quel punto al meglio. Grazie. Grazie, grazie Matteo. La parola a Luigi Cirillo. Luigi, sei collegato? Non sento l'audio? No. Ora senti, noi ti sentiamo. Mi senti, no? Sì, ti sentiamo, a te la parola. Stavo ringraziando tutti voi perché io arrivo a novembre nel partito insieme a Salvatore Aversano, altro consigliere regionale della Campania, quindi in qualche modo rappresentiamo oggi in Consiglio regionale un lavoro negli anni, battaglie negli anni fatte da Emma Bonino e tutti quanti voi, gruppo parlamentare, Benedetto e Riccardo,
io ringrazio tutti quanti voi, quindi questo ci tenevo a farlo, l'ho fatto individualmente, da cui poi ho avuto modo di incontrare, lo faccio anche a tutta la direzione nazionale con quel piacere di collaborare. Però adesso vado nel merito, nel senso che vabbè, io in realtà senza toni polemici, ma semplicemente per dare un contributo, voglio anche rassicurare sul fatto che siete invitati a venire a Napoli, vi garantisco che la pizza non costa 25 euro, anche con 4-5 euro riuscirete a mangiare un'ottima pizza al centro storico di Napoli, vi suggerisco dove andare. Questo per dirvi che cosa? Per dire che mi dispiace, in altre parti d'Italia si arriva a spendere questa cifra per una buona pizza, che comunque è il nostro patrimonio nazionale per quanto mi riguarda, lo dico da napoletano. Però io ci tengo a dire una cosa importante sulla questione dei giovani. Secondo me è critico l'approccio di dire la tessera a un giovane costa 25 euro, il giovane si può permettere, a prescindere ci si paga una pizza, perché vi dico che in Regione Campania stiamo al 61% di disoccupazione giovanile, cioè 6 ragazzi su 10 non lavorano, è entrata a zero. E vi garantisco che la realtà è molto diversa da quella che ho sentito presentare gli interventi in precedenza. Sicuramente è importante responsabilizzare la regione a partecipazione politica, però se agevoliamo i giovani a partecipare alla politica, dando anche un segnale, secondo me politicamente male non si fa. Questo lo lascio, diciamo, da giovane consigliere regionale, visto che iniziamo a fare il consigliere regionale in 7 anni e prima ho fatto tanta gavetta politica, rimettendoci tasca mia, non avendo niente da nessun partito politico. Allora so quanto può essere sacrificante fare politica, però diciamo, pensiamo che ci sono ragazzi e ragazze e c'è chi ha la possibilità di spendere soldi a testa e non lo fa perché gli interessa la politica, chi invece veramente va a lavorare per partecipare attivamente alla politica. Inoltre la partecipazione a un partito immagino non sia limitato e limitante a farsi a testa, ma anche a partecipare attivamente, quindi a spostarsi, a fare un'assemblea su un territorio, a vivere la politica, e quindi possono anche oltre la mera iscrizione. Questa è una riflessione che io volevo fare, per cui sicuramente accordo sulla proposta di chi diceva innalziamo l'età, anche perché per esempio il Forum Nazionale dei Giovani e i forum regionali prevedono un'età fino a 35 anni, cioè se io attualmente potrei fare ancora parte del Forum Regionale Campania per requisito d'età, motivo per il quale secondo me portare la fascia d'età a 35 anni significa semplicemente omologarsi a quello che succede in tutta Italia, quindi anche per quanto riguarda il concetto di under. Questo, diciamo, era il mio contributo rispetto alla questione del tesseramento. Poi il resto sulla questione. Io volevo poi, visto che nei vari interventi sono parlati tanti temi di politica nazionale, io come consigliere regionale cerco di dare, ecco, il mio contributo per quanto riguarda l'aspetto più prettamente territoriale, nel senso che in questo momento più Europa ha soltanto il gruppo regionale della Campania, visto che alle scorse elezioni regionali nel Lazio, diciamo, il risultato è stato, diciamo, a mio avviso scarno, ma semplicemente perché vedendo anche i risultati individuali dei candidati, alla fine c'era soltanto un candidato forte che era un sindaco di un territorio, un comune sotto 15.000 abitanti. Poi ho visto comunque le preferenze che si aggiravano attorno al centinaio per i vari candidati. Questo mi ha fatto riflettere anche sulle modalità di composizione un po' della lista per le regioni del Lazio, per cui la criticità che secondo me si deve superare è che quando si va incontro a appuntamenti elettorali in cui ci si pesa non soltanto sul voto opinione, come può essere le politiche, ma su un voto più amministrativo che quindi presuppone il consenso anche ai candidati, allora il lavoro deve essere fatto un pochino prima, e secondo me lo si fa strutturandosi. E come ci si struttura? Ci struttura partecipando alle varie competizioni amministrative territoriali locali, quindi anche elezioni comunali, altrimenti il rischio, appunto, quello che abbiamo visto secondo me nel Lazio, dove appunto l'unico che ha preso i voti è un sindaco, cioè uno che si è misurato a livello amministrativo territoriale. Adesso ad esempio in Regione Campania, in provincia di Napoli, ma in tutta Italia ci sono una serie di elezioni amministrative in tanti comuni importanti, per cui l'appello che io volevo fare a tutta direzione nazionale, visto che c'è un mese di tempo anche per depositare le liste, e ho sentito parlare di valorizzazione di gruppi locali e territoriali, ma la prima vocazione un gruppo territoriale secondo me è anche dare risposte ai cittadini che vi posso interpellare rispetto a questioni prettamente territoriali, nel senso che un partito politico, oltre alle questioni nazionali, che su cui più Europa io penso che abbia primato su tanti temi, e oggi li ho sentiti enucleare di volte in volte vari interventi, però un partito dà risposte anche alle questioni ad esempio della sanità e dei trasporti, e questa è questione regionale, per cui servono appunto i consigli regionali,
ma chiaramente anche questioni prettamente editoriali. E se su queste questioni non partecipi ai processi e quindi alla governabilità di un territorio, in qualche modo poi quel partito non dà risposte e questo automaticamente va a ridurre poi quelli che sono i consensi che il partito è in grado anche di raccogliere nelle competizioni come le elezioni politiche, le elezioni europee e le elezioni regionali, dove c'è comunque un voto opinione. Però i cittadini oggi, secondo me, chiedono anche una risposta ai temi più prettamente vicini a loro. Alla luce di ciò, visto che c'è questa impellenza, io chiedo al Presidente, al Segretario, al Tesoriere e a tutta quella direzione nazionale di fare un focus anche su questa questione. In alcune regioni come la Campania abbiamo i portavoce regionali che non sono presenti a questa riunione, poi abbiamo membri di direzione nazionale che sono campani, nel caso a Campania ci sono anche consiglieri regionali. Ne parlavo ieri con i portavoce regionali, l'idea potrebbe essere quella di fare una cabina di regia allargata a questa componente in modo da fare cosa? Da fare un coordinamento dei gruppi territoriali presenti che vogliono concorrere alle elezioni, e voi mi insegnate quanto è complicato predisporre una lista, fare gli adempimenti burocratici, la questione della sottoscrizione delle liste, la questione dei requisiti di candidatura, dover accedere ai casellari giudiziari così come previsto dall'attuale strada di diritto, per cui è chiaro che in qualche modo questi gruppi vanno coordinati e vanno accompagnati e aiutati. So bene che poi le liste e l'eventuale uso del simbolo si approva in direzione nazionale, come giusto che sia, per un sistema centralizzato che correttamente esiste, però io parlo della fase preliminare. Per arrivare a quella istanza che si fa in direzione nazionale occorre che si faccia il lavoro prima, e quel lavoro prima non sono in grado, secondo me, di farli soltanto i gruppi territoriali, ma serve appunto, secondo me, un coordinamento che sia funzionale a dare una mano a questi gruppi a fare liste, anche perché poi voi vi insegnate che nelle elezioni amministrative territoriali non è che corri da solo, ma devi anche fare un'attività di concertazione con altre forze politiche, e chiaramente quell'attività di concertazione la deve fare un soggetto che comunque in qualche modo sia autorevole rispetto a quelle forze. Laddove ci sono portavoce regionali, è chiaro che si può demandare a loro, ma ovviamente diciamo il ruolo di accompagnamento anche dei consigli regionali dove sono presenti insieme ai membri di direzione nazionale di quel territorio in qualche modo secondo me può agevolare questi processi di coordinamento e in qualche modo di sprona a fare il miglior possibile lavoro rispetto a questi territori. Io poi pongo una questione di merito. Volevo rassicurare Massini, che in un certo senso voler fare polemica, volevo rassicurare sul fatto che quando ha fatto riferimento al Movimento 5 Stelle, di stampo fascista in quella fase, io che provengo da quel movimento politico in quella fase storica garantisco che non sono fascista, anzi da sempre battaglio su quelli che sono i temi dei diritti civili, ho fatto più volte la mia presenza ai Pride, anche se sono eterosessuale, ma presente su questo tema perché laureato in giurisprudenza, fortemente a difesa della Costituzione, che è di stampo antifascista, quindi garantisco che non tutto in erba si deve fare, ma è un fascio. Questa, diciamo, è una raccomandazione e voglio rasserenare sul fatto che assolutamente non avete imbarcato soggetti di stampo fascista, parlo sia per me che del consigliere collega Salvatore Alessandro, che proviene stessa esperienza politica mia, visto che siamo attualmente gli unici rappresentanti in Consiglio regionale del Partito di Più Europa. Rispetto comunque a questa questione, io volevo dirvi anche che una tendenza che sto registrando, dialogando con i miei colleghi consiglieri regionali del Partito Democratico in Regione Campania, è che a queste elezioni amministrative strutturalmente vedo un legame che sta creando nell'ambito della strutturazione delle coalizioni tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Nel senso che vedo che in quasi tutti i comuni quello è l'asse che stanno a creare. In Campania, in particolar modo, quel terzo polo non è in grado e non si è dimostrato di essere in grado di in qualche modo strutturare coalizioni alternative, e quindi si stanno creando grandi coalizioni di centrosinistra antitetiche a coalizioni di centrodestra, per questi sono gli schieramenti. Ora, io da come ho compreso, perché poi io chiedo sempre bene se dico cose scorrette, e quindi chiedo a voi che avete più esperienza nel partito sicuramente di me di correggermi, in Lombardia la lista alle regioni non si è fatta, anche perché in qualche modo nel centro-sinistra è confluito il Movimento 5 Stelle alleato. Ora, voglio essere chiaro, io non è che sono attualmente nostalgico o sostenitore del Movimento 5 Stelle, sono uscito da forza politica perché non mi ci scontravo più. In questo momento io appartengo a Più Europa, mi riconosco nel partito e lotto per il partito e lavoro per costruire il partito sul territorio. Questa è la mia funzione. Quella che è la, se quella però è l'argomentazione rispetto alla mancata partecipazione in Lombardia, io vi do come dato da registrare questo trend di coalizioni che stanno strutturando tra PD e Movimento 5 Stelle, che in qualche modo, se fosse poi questo un motivo ostativo
di una presenza della lista di più Europa nell'ambito di queste coalizioni, in qualche modo questo renderebbe veramente complicato andare a strutturare liste che poi da sole, al di fuori di quelle coalizioni, possono in qualche modo essere competitive, perché poi insegnate che i cittadini, se vedono una sola lista, diciamo da sola, messa lì, complicato gli vada a riconoscere un consenso e un voto quando parliamo appunto di elezioni amministrativo-comunali. Visto che io penso che non si debba mai far dipendere le decisioni di un partito politico da quello che fa un altro partito politico, ma un partito identitario come più Europa debba essere autonomista e decisionista rispetto a quello che è il proprio programma e chiaramente i propri valori che porta avanti, quello che è l'appello che io faccio è non mettere mai come motivo ostativo della presenza di coalizioni, la presenza di altre liste, ovviamente al netto di quelle che sono di stampo, ecco, che richiamano diciamo regimi superati che risalgono agli anni 40, ma quello è un altro discorso che sicuramente non si può riscontrare, diciamo, nel 5 Stelle così come esso oggi è strutturato, così come in altri partiti comunque gravitano, diciamo, oggi nell'ambito dell'opposizione a questo governo. Quello che dico è che bisognerebbe, secondo me, guardare esclusivamente i candidati sindaco che si vanno a proporre, i programmi che portano avanti, che se c'è una convergenza, bene, se non c'è convergenza sul candidato sindaco che comunque porta avanti la coalizione, allora lì sì che secondo me ha un senso deviare e portare avanti altre tesi. Ma in questo momento, per come la situazione è strutturata, da qui a un mese alle elezioni, la mia preoccupazione è che questo trend che si è andato in qualche modo a verificare possa essere ostativo a presentarsi proprio alle amministrative, così come nel mio territorio, in Regione Campania. Questo volevano essere i vari punti che io volevo toccare, ma in linea generale penso che la direzione nazionale guarderà la fase finale di questo percorso. Intanto, in questa fase di lavoro, chiedo se si possa, appunto, e lo chiedo al Presidente, al Segretario, da parte mia, del collega Versano, che mi sostiene, cioè tutta la disponibilità a lavorare, se c'è la volontà, così come ho ascoltato interventi in questo nuovo congresso, di lavorare al radicamento territoriale. Se invece più Europa vuole restare, ecco, partito, diciamo, che guarda al nazionale e non guarda all'amministrativa, allora questo discorso, diciamo, non ha valenza. Visto che però ho visto in qualche modo la partecipazione amministrativa regionali del Lazio attende a guardare anche al territorio, come giusto che sia, vi dico che però questo necessariamente passa anche sul piano delle amministrazioni. L'anno prossimo, chiudo, ci sono le elezioni europee. Le elezioni europee significa fare la campagna elettorale, significa far prendere preferenze ai candidati. Non parlo per me, io non mi candido alle europee, io sono in consiglio regionale e porto a termine il mio mandato. Ma immagino che fare quella campagna elettorale con preferenze, a fronte di partiti che muovono macchine elettorali perché hanno radicamento su tutti i comuni, amministratori e consiglieri comunali che sono quelli che muovono quei voti, occorre in qualche modo compensare. C'è un anno di tempo con la possibilità di strutturarci, in Consiglio Regionale Campania ci siamo, io poi mi rendo disponibile ad andare in ogni parte d'Italia per affiancare tutti i gruppi territoriali anche di altre regioni, affinché quando c'è la possibilità di iniziarsi in Consiglio Regionale c'è la possibilità concreta di formare liste che siano competitive, evitando quello che purtroppo ho visto in Lazio e anche in Lombardia. Ma solo perché da parte mia c'è tutto lo spirito e la volontà di mettere a sistema quelle che è l'esperienza di 8 anni in Consiglio regionale, sì, ho 34 anni, ma questo è il suo secondo mandato, quindi un po' di esperienza l'ho maturata, ma si sta a beneficio del partito. Quindi questo, diciamo, era il mio intervento. Ovviamente, scusate se sono stato lungo in questo intervento, poi non mi dilungo sui temi, in Consiglio regionale portiamo avanti tanti altri temi che sono disabilità, che sono anche temi importanti, così come questioni di trasporto e infrastrutture, che hanno una caratura più, un taglio più regionale, su cui qualunque direzione nazionale vorrà poi contattarmi e far approfondire sul lavoro che facciamo in Regione Campania, ritenetemi totalmente a disposizione di chiunque. Grazie. Grazie Luigi. Io richiedo, visto che mancano ancora 4 interventi e poi dobbiamo procedere con la votazione, richiedo di provare a stare nei 5 minuti a chi ancora deve intervenire. Ha la parola Irene Zambon, a cui tutti dovremo offrire una pizza perché è la ragazza più giovane membro di questa direzione. Grazie Nicolò, buonasera a tutti. E intanto volevo ringraziare segretario, tesoriere e presidente per gli importanti aggiornamenti che ci hanno dato all'inizio, e oltre a questo sono molto contenta del fatto che Europa, grazie a Riccardo e alle sue iniziative, sia riuscita in questi giorni ad avere una maggiore copertura mediatica che ci permette dunque di poter intercettare più persone possibili e poter dunque portare con maggiore forza quello che è il nostro punto di vista e le nostre iniziative.
Molto importante poi anche il fatto che comunque su tutti i vari temi riusciamo ad avere un punto di vista delle proposte che riescono a essere effettivamente concrete e pragmatiche, quali sono per esempio la proposta di legge allo straniero, oppure il fatto di porre l'accento sulla necessità di incentivare i canali legali di accesso al nostro paese. E questo secondo me ci permette anche di differenziarci sia da una maggioranza di governo che chiaramente porta avanti politiche che sono discriminatorie, lesive dei diritti umani, ma anche in realtà da una parte dell'opposizione che pur presentando il problema come facciamo anche noi, poi però non concretizza questo in delle effettive proposte che possano permettere di migliorare la situazione e dunque permettere alle persone migranti di guardare al nostro paese come un paese che effettivamente accoglie e rende possibile il loro inserimento all'interno della nostra società. E oltre a questo sono contenta del fatto che ci sia un dialogo con il terzo polo, perché ritengo che sia molto importante dialogare anche con questa realtà, ma ritengo che sia fondamentale e farlo come lo si sta facendo, nel senso che bisogna restare saldi su quelli che sono i nostri punti e non cedere sulle cose che riteniamo importanti, come appunto stiamo facendo, per esempio per quanto riguarda quello che Calenda diceva in questi giorni, ovvero il fatto che si sia espresso per il finanziamento della Guardia Costiera Libica. Noi invece chiaramente restiamo fermi sulla posizione di contrarietà e dunque appunto pur ritenendo importante questo dialogo, chiaramente manteniamo quella che poi è la nostra identità, le nostre posizioni su questi temi, insomma. E come ultima cosa volevo riprendere quello che diceva già prima Palmira sul fatto che magari per quanto riguarda la convocazione dell'assemblea sarebbe meglio poter avere un attimo più di preavviso, e in modo tale che tutti gli eletti possano organizzarsi al meglio, riuscire anche a favorire maggiormente la presenza, e quindi magari a mio avviso non convocare già per l'1 di aprile, ma appunto dare un po' più di preavviso in modo tale che possa essere un'assemblea effettivamente partecipata, che si potrebbe articolare anche come anche all'interno di 2 giorni in cui appunto ci possa essere anche la possibilità di avere dei momenti tematici proprio anche a riguardo per esempio della campagna sull'immigrazione. Grazie. Grazie, grazie Irene, hai ricevuto anche alcuni applausi qua in sala. La parola a Annalisa Nalin. Ecco, dovrebbe sentirsi l'audio adesso. Sì, ti sente? Sì, sì, Annalisa. Grazie, grazie, buonasera a tutti. Allora, cerco di concentrare. Allora, il primo argomento che vorrei affrontare è ringraziare il nuovo segretario Riccardo, Benedetto ed Emma per la presenza parlamentare e mediatica sulla questione tanto a noi cara, come tanti hanno appunto già detto, dell'immigrazione. Vedo che anche, ho visto che anche il presidente sta appunto cercando di intervenire anche su questa campagna storica di Più Europa, e di questo non posso che rallegrarmi. E sulla questione dell'immigrazione vorrei sottolineare quel punto fondamentale, sono 2 punti essenziali della proposta Ero Straniero. Una è la parte appunto dei salvataggi, come ci ha detto prima nella sua introduzione Riccardo, e l'altra è quella dell'integrazione. E questo punto è estremamente importante perché ci riallaccia con gli aspetti dell'economia che secondo me noi dovremmo sviluppare. Io ho fatto già vari interventi nelle assemblee, in congresso, no? Questo legame tra i diritti civili, sociali e l'economia. Solo per tornare a parlare del Veneto, che è la regione appunto un po' che rappresento, abbiamo una situazione che è molto significativa. Da una parte c'è questa destra che parla alla pancia degli elettori e quindi criminalizza l'immigrazione, i flussi, addirittura diciamo l'opera di salvataggio, che non è vista come un'opera di salvataggio perché devono rimanere a casa loro, qualcuno dice anche non importa se muoiono nel mare. E l'altra invece appunto sono le esigenze razionali da parte delle imprese, e questi sono dei bisogni. In modo un po' goffo l'ha detto anche Lollobrigida, no? Abbiamo bisogno di 500.000.
Ecco, quei 500.000 da una parte arriveranno progressivamente con i flussi che comunque non bastano assolutamente, lo sappiamo, a coprire le esigenze che arrivano dal mercato. Dall'altra devono passare per la regolarizzazione di chi è già presente nel nostro territorio. Quindi io consiglio il futuro lavoro appunto della futura segreteria di approfondire questi temi e anche enfatizzarli, perché andremo a ricoprire gli aspetti importantissimi per noi, umanitari, dei diritti, del riconoscimento, della dignità umana di questi qui che purtroppo sono gli ultimi della terra e vengono trattati malissimo come tali da Meloni e company, e quelle che sono le esigenze dei territori, visto che parliamo tanto di territori adesso e vogliamo fare l'economia e parlare di economia sia a livello nazionale che territoriale, sarebbe un ottimo punto su cui articolare le nostre proposte, peraltro già presenti nella proposta di legge Ero Straniero. Altro punto che vorrei affrontare è la questione anch'io dell'antifascismo. Anche qui voglio ringraziare Corleone per il suo ottimo intervento. Mi è piaciuta tanto questa definizione, no? La commistione, c'è la destra, c'è il fascismo, quando c'è la commistione tra diritto e morale. Ecco, io non giudico, e anzi penso che abbiamo fatto bene ad avere una partecipazione comunque alla manifestazione di Firenze, per i tanti motivi che sono stati elencati da altri prima di me, e quindi io sorvolo. E soprattutto poi anche per il fatto che cioè la parte liberale è stata una parte fondamentale del movimento antifascista. In questo momento, se non ora quando, come ha detto Giordano, riprendo un po' quello che ha detto, che ci ha richiamato prima, se non vogliamo parlare adesso di derive che magari in alcuni territori non sono così forti, ma nel mio territorio sono fortissime, io credo che lo dobbiamo proprio fare, ed essere anche questo uno dei punti distintivi della proposta politica di Più Europa. Io non credo, sempre a riguardo, che noi dobbiamo temere di essere annacquati dalle politiche della Schlein, del Partito Democratico. Chi interviene sui temi dei diritti, se interviene sui temi dell'uguaglianza sociale, chi interviene sul tema dell'antifascismo, noi non lo dobbiamo temere, dobbiamo rallegrarci che ci sia un dibattito in questo nostro paese, e noi rappresentare un plus, il più di Più Europa, peraltro, che dovrà guidare le iniziative, e così appunto come stiamo facendo con gli ottimi interventi a livello parlamentare e a livello mediatico. Sempre sul tema dell'economia, vorrei ricordare che il salario minimo era il punto numero due del nostro programma elettorale presentato il 25 settembre, la versione breve dava come punto due il salario minimo. Quindi anche qui io non mi farei influenzare da chi fa la battaglia e la campagna su un certo tema. Noi dobbiamo pensare di approfondire i temi che riteniamo siano giusti per la qualificazione di Più Europa come proposta politica, che si deve allargare, quindi non possiamo fermarci a solo certi campi, li dobbiamo allargare e attualizzare. E sono temi che ci permettono anche di, ripeto, visto che sono importanti i territori, di andare a portare ed inserirci anche nelle discussioni più territoriali. C'è anche, e questa vorrei dare un altro suggerimento, se posso, alla futura segreteria, la questione ambientale, che è la questione climatica innanzitutto, senza fare demagogia. Qui un giornale, Corriere del Veneto, c'è Luca Zaia che dice siccità problema numero uno per il Veneto, dobbiamo intervenire. Quindi io credo che noi come forza avanguardista, come pioneer di certe proposte politiche, anche qui non possiamo lasciare il tema
climatico ed ambientale alla politica all'offerta politica dei 5 Stelle e a quella di Schlein. Dobbiamo intervenire, dare la nostra visione, il nostro contributo e considerare anche qui il legame che c'è tra i temi ambientali e l'economia, perché attualmente i maggiori investimenti stanno andando nel settore green, che piaccia o non piaccia, noi possiamo opporci, come sta facendo il governo italiano, alla fine dei motori endotermici al 2035, ma le aziende, i fondi di investimento, la finanza e tutto il green, mondo del green, sta puntando lì. Se perderemo 80.000 posti di lavoro, come dice la CEA in Italia, ce ne sono centinaia di migliaia, se non milioni, che vengono richiesti dal green e dalla digitalizzazione e dalla combinazione di questi. Infine vorrei intervenire, e poi chiudo, con il tema interno, solamente per dire che io do pieno sostegno alla proposta la proposta sul tesseramento. Ritengo che sia giusta, che sia congrua. Penso che, così come abbiamo fatto lo scorso anno, a fine 31 dicembre, oltre 4.000 tessere, con i prezzi e costi della tessera che sono noti a tutti, credo che questo possa essere assorbito bene anche nel 2023. Io capisco che in certe regioni ci siano delle difficoltà maggiori, però se guardo anche qua, senza fare polemica, ma forse un pochino anche sì, i dati della Campania, oltre 900 tessere, mi sembra che sia stato uno dei tesseramenti più di successo. Quindi credo che dobbiamo continuare con la linea delle iscrizioni che abbiamo avuto fino adesso, che è una linea seria, che è una linea che ci pone come partito, che richiede sì un certo impegno anche economico, anche alle persone giovani, però ripeto, concordo qua con quanto detto da Simona, non devo ripetere, se uno ci tiene quella cifra nell'arco di un anno la trova. Quindi bene per la proposta che viene fatta per la votazione di questa sera, e posso chiudere qua e vi ringrazio per il tempo. Grazie Annalisa. Cristina Bibolotti. Sì, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Bene, bene, grazie. Innanzitutto un saluto a tutti, questa è la mia prima direzione, quindi sono anche un po' emozionata, ci tenevo a intervenire. Vi assicuro che non userò tutti i 5 minuti, perché ho il vizio della sinteticità, poi no, non mi piace particolarmente il suono della mia voce, quindi cerco di dire le cose, tutte le cose che voglio dire in un breve tempo. Innanzitutto un ringraziamento al presidente, al segretario, alla tesoriera, a Benedetto per il lavoro che stanno facendo e hanno fatto dal congresso ad oggi, perché l'avete già detto in molti, il rilievo mediatico che abbiamo avuto in questo periodo è veramente importante, è cambiato rispetto al passato, e questo a livello di riconoscibilità dell'attività politica è molto molto importante. Credo che il valore della squadra sia fondamentale, e questa unità anche a livello comunicativo abbia dato un imprinting diverso. Inizio partendo un po' dall'ordine del giorno. Insomma, abbiamo da valutare questa proposta di delibera sulla quota di iscrizioni. Io ho per mia sensibilità ritengo che si possa aprire una discussione sul costo delle tessere, però ho ascoltato l'intervento della tesoriera e anche tutti gli altri interventi. Devo dire che insomma forse al momento è opportuno lasciare invariate le quote, però apprezzo molto l'invito alla segreteria nazionale che è indicata nella delibera di valutare proposte per aumentare la modalità di coinvolgimento e partecipazione attiva, quindi anche la proposta del presidente di valutare un innalzamento della quota delle tessere scontate è un elemento che insomma credo che possa essere valutato per il futuro, proprio in un'ottica di miglioramento delle condizioni dell'accessibilità,
ecco, al partito. Come consiglio eviterei nel futuro di fare valutazioni sul costo delle pizze, perché vi assicuro, io non sono campana, sono toscana, ma anche in Toscana ci sono molti anche nostri simpatizzanti che fanno fatica a comprare una pizza da 25 euro, quindi credo si debba avere rispetto anche per chi non può permettersi esborsi importanti e che comunque continuano a fare e fanno attività sul territorio pur non avendo tessera. E io lo vedo perché faccio attività a livello locale, sono un'amministratrice locale, sono consigliera comunale, consigliera provinciale, quindi vi assicuro che l'impegno è tanto da parte anche di chi non si può permettere la tessera a 50 euro. Un applauso a chi ha pensato alla campagna che prima avete velocemente ci avete fatto vedere, perché credo che sia molto centrata, propositiva, che contenga degli elementi di novità rispetto a quello che fanno tanti altri partiti che individuano il problema e lo lasciano lì. Noi insomma in tutte queste carte abbiamo visto l'individuazione delle varie problematiche e anche l'individuazione delle nostre proposte. Questo credo che sia proprio la cifra che dobbiamo dare alla nostra proposta politica, accompagnare l'individuazione delle problematiche con l'indicazione di soluzioni che noi proponiamo. Per quanto riguarda i gruppi territoriali, io sono in disaccordo con quanto ha detto Masini, ma anche Simona Viola. Io credo in realtà che dopo il congresso e in funzione di quello che è uscito dal congresso e in vista della rivisitazione del regolamento dei gruppi, è necessario e opportuno che anche le cariche all'interno dei gruppi e quindi i gruppi stessi vengano sostanzialmente rivisti, diciamo così, usiamo un termine un pochino più neutro. Credo comunque che al di là della discussione che possiamo fare qua oggi, questo argomento dovrà essere attentamente valutato nel corso dell'assemblea, che dovrà recepire gli esiti del congresso e dovrà sviluppare come da statuto una discussione anche su questo argomento. Quindi in questa sede io mi limito soltanto a esporre la mia opinione sul punto, ma non voglio influenzare discussioni particolari che poi appunto verranno sviluppate in assemblea. In quella sede insomma avremo modo di ragionarne attentamente. Credo però che sia opportuno che i vari gruppi territoriali in questa fase applichino una sorta di periodo bianco, un periodo in cui si evita di spendere il nome del partito in attesa che l'assemblea dia una direzione e dia delle indicazioni su questo punto. Credo che ci sarebbero tante altre cose da dire, però insomma credo che per questa prima direzione il mio intervento possa finire qua, perché avevo promesso sinteticità e voglio rispettare i 5 minuti che mi sono stati dati. Grazie. Grazie a te Cristina. Nicoletta Parisi. Se per caso non me ne accorgessi. Naturalmente il vantaggio di intervenire quasi per ultimo, forse per ultima, è fantastico. Ci sono moltissime poche cose da dire in più rispetto a quanto hanno già detto altri molto meglio di me. A partire dai ringraziamenti per questa nuova governance e per Benedetto come segretario uscente, perché siamo partiti dopo il congresso con uno slancio che ha ritrovato nelle dichiarazioni, nei comunicati stampa post-congressuali del presidente e del segretario un riscontro notevole. E naturalmente volevo anche ringraziare chi in congresso ha aiutato il buon andamento dei lavori. Ho trovato una coesione anche nel lavoro che abbiamo fatto nella commissione di garanzia congressuale, che ha consentito che il congresso si dipanasse serenamente e pienamente.
però in questo momento io vedo l'esigenza di correre, non di fare, di rimandare l'assemblea, perché noi dobbiamo completare la nostra governance, dobbiamo nominare la presidenza dell'assemblea e per poter poi avviare le nostre, continuare a lavorare sulle nostre campagne politiche, sulle quali io non torno, l'abbiamo detto tutti oggi, quali sono le campagne politiche che meritano la nostra primazia perché sono nostre campagne. E in questo lavoro sulla governance nuova entra anche la governance dei gruppi, perché in tutte le altre associazioni nelle quali io lavoro, ho lavorato, ad ogni cambio di governance era un'ottima regola di chi godeva di una certa posizione, di una certa carica, rassegnare le dimissioni nelle mani della nuova governance. Salvo poi, beh, a me Simona purtroppo è sempre successo così e la troverei, ma lo stesso, preferirei non essere interrotta, ti spiace? No, io non t'ho interrotto anche se non ero d'accordo su quasi nulla di quello che hai detto, né sul tono né sui contenuti. E perché? Perché se questi coordinatori locali hanno fatto bene, come ha fatto molto bene per esempio il coordinatore a Milano, il mio caro amico, bene, saranno riconfermati, saranno rinnovati e faranno bene ancora, ma è giusto che un cambio di governance a livello nazionale si rifletta su cambi di governance a livello locale, territoriale. E io stessa, e volevo confermare, volevo associarmi a quanto ha detto Luigi Cirillo, che mi trova molto d'accordo su alcune cose, non su tutte, che il fatto di essere un partito nazionale che ha una prospettiva, un'aspirazione anche transnazionale, non significa che non ci occupiamo anche della dimensione territoriale. Grazie di avermi ascoltato. Allora, prima della replica del segretario, prima che inizi la fase di voto, do brevissimamente la parola a Carla Taibi. No, scusate, non volevo rovinare l'ordine canonico dei lavori, semplicemente volevo dalla mia stessa voce ringraziare Stefano Gianfreda Luigi, tutte le persone che ci hanno lavorato, anche appunto Luigi che pone sempre dubbi che poi ci inducono a pensare e a migliorare il lavoro che proponiamo. E ovviamente in tutto questo però voglio solo un breve inciso dire che la campagna iscrizioni noi l'abbiamo pensata, come vi avevo detto, come tratto distintivo rispetto alle altre forze politiche di opposizione. Ovviamente ben venga, in alcun modo la penso diversamente, lo spirito di unione laddove si condivida l'iniziativa è assolutamente sempre stato il nostro spirito di fare politica. E nel nostro precorrere i tempi però su tutta una serie di iniziative ritengo sia veramente assolutamente necessario porre l'accento rispetto a tutte le altre forze politiche che occupano il panorama. Solo questo, grazie per lo spazio. Grazie a te Carla anche per il lavoro che stai facendo in questi giorni e che continuerai a fare essendoti presa questa rogna. Dunque, rapidamente, una replica molto, molto rapida. Intanto un grazie a tutti per gli spunti, per i suggerimenti che sono arrivati sia in termini di lettura e di analisi politica, in termini di iniziative suggerite, davvero diverse di queste che sono emerse, su cui credo che dovremmo lavorare, e anche diciamo in termini proprio organizzativi. Allora dico subito che sulla questione della quota, come sulla questione anche di modifiche rispetto all'assetto della quota, cioè diciamo alla distribuzione della quota, io credo e avevo capito che su questo ci fosse una ampio, se non unanime condivisione, il passaggio della
delibera della direzione in cui si dice che si invita la segreteria, una volta nominata, a valutare di formulare proposte agli organi competenti, anche coinvolgendo esperti, volte a rafforzare le modalità di coinvolgimento e di partecipazione all'attività del partito con l'obiettivo di ampliare strutturalmente la platea degli iscritti e degli attivisti, fosse ricompresa qui. Perché ritengo che da una parte noi in questo momento abbiamo l'urgenza di partire subito con una campagna iscrizioni. E spero che, insomma, l'auspicio che ha fatto in maniera un po', diciamo, netta Franco Corleone, cioè quello di dire, beh, insomma, allora se c'è questo slancio, se c'è questa ripartenza, allora tutti ce la mettano tutta per fare in modo che le persone che hanno convinto a iscriversi, molte delle quali a partire dalla convocazione del congresso, cioè dalla fine di novembre, siano di nuovo con noi. E questo è il segnale migliore che noi possiamo diciamo dare in questo momento, del fatto che si siano convinte davvero di un'adesione diciamo che è andata al di là della partecipazione del congresso, e quindi penso che su questo tutti ce la dovremmo mettere tutta. Dall'altra parte magari approfondiamo anche le modalità con cui si può articolare una forma di adesione che è diversificata, e quindi discutiamone effettivamente anche con modalità appunto nuove, quindi c'è la massima apertura da questo punto di vista. Per quanto riguarda la questione, diciamo, dell'intersecarsi del radicamento territoriale con la presentazione alle elezioni amministrative, alle elezioni regionali, io credo che noi dobbiamo fare un grande lavoro con l'aiuto di tutti quelli che sul territorio rappresentano già più Europa sul territorio, quindi che già hanno delle responsabilità nei gruppi, o addirittura non sono molti, ma ci sono delle responsabilità istituzionali, di fare rapidamente uno screening della situazione e di fare una valutazione molto attenta caso per caso. Perché? Io non ho alcun problema a riconoscere che la presentazione in occasione di elezioni amministrative possa rappresentare, se è accompagnato da un'iniziativa politica che esiste, che c'è, che è reale, che è autentica, un'occasione di volano per la costruzione del partito. Questo è quello che noi dobbiamo, come dire, essere in grado di costruire ovunque, a tutti i livelli. E in questo senso quello che è emerso anche nella direzione di oggi, cioè l'idea di declinare le iniziative nazionali a livello locale, quindi riuscire ad avere dal locale il supporto per le campagne nazionali e riuscire noi a fornire degli strumenti per chi a livello locale può fare politica di qualità. Poi non lo so se è d'opinione, non è d'opinione, speriamo che sia d'opinione, nel senso che se le persone hanno un'opinione, si fanno un'opinione e gli piace quello che gli proponiamo, secondo me non è una parolaccia questa. Nello stesso tempo, in alcuni casi, la presentazione immediata alle elezioni con un simbolo nazionale come il nostro può essere qualcosa che non aiuta né il simbolo nazionale, perché magari si va incontro a un risultato, come anche i risultati recenti che ci saremmo potuti risparmiare, né aiuta il radicamento territoriale. Allora, la valutazione è una valutazione politica che dobbiamo fare insieme, anche perché poi la decisione sarà rimessa a questo organo. Qual è il livello della nostra presenza in quel contesto, chiamiamolo territoriale, chiamiamolo anche, diciamo, di proiezione istituzionale, chiamiamolo di opinione, chiamiamolo come ci pare, importante che ci capiamo, è sufficientemente matura per non prendere, diciamo, una porta o qualcos'altro di molto duro e che fa male sul muso? Oppure, diciamo, dobbiamo ancora crescere in termini di iniziative e di presenza politica, e allora riteniamo che ci possano essere altre forme anche della partecipazione elettorale che ci aiutino in questo senso? Io credo che questa, in maniera molto laica, è la decisione e il lavoro di screening prima e poi di valutazione e di decisione politica che questa direzione sarà chiamata a prendere nei vari casi, che poi saranno casi che ci vengono, come dire, dal basso, sottoposti, sollevati, in cui ci si dice qua c'è questa possibilità, come è sempre stato, qua c'è questa possibilità di presentazione, qua c'è quest'altra, noi pensiamo che qui valga la pena, che qui no, e noi raccoglieremo tutte quante le indicazioni che ci vengono e sulla base di queste indicazioni proveremo a prendere la decisione migliore. Quindi si è fatto molto tardi, dobbiamo votare, vi ringrazio davvero.
Sulla fase di voto, considerato che si tratta di una votazione palese, invito chi è collegato da remoto a tenere accesa la telecamera in modo tale che possa esprimere il voto oltre che a voce anche alzando la mano. Quella la rileggiamo. Sì. Con l'occasione, io credo che abbiate tutti ricevuto la proposta di delibera della direzione, la proposta di delibera prima firmata dal segretario, dal presidente e dalla tesoriera. Brevissimamente rileggo il dispositivo. La direzione nazionale approva l'apertura della campagna di iscrizioni che sarà avviata a partire da giovedì 16 marzo. Stabilisce l'importo della quota ordinaria annuale di iscrizione pari ad euro 50, ridotta ad euro 25 nel caso di iscrizioni effettuate da soggetti di età inferiore a 25 anni, invita la segreteria nazionale, una volta nominata, a valutare di formulare proposte agli organi competenti, anche coinvolgendo esperti, volte a rafforzare le modalità di coinvolgimento e di partecipazione alle attività del partito, con l'obiettivo di ampliare strutturalmente la platea degli iscritti e degli attivisti. Preso atto della modifica statutaria approvata dal terzo congresso di Più Europa, invita l'Assemblea a aggiornare il regolamento dei gruppi territoriali e tematici alle nuove disposizioni statutarie. Invita la segreteria nazionale, una volta nominata, a valutare di organizzare una campagna politica che includa iniziative da organizzare in ambito locale con la partecipazione dei gruppi territoriali in tema di accoglienza, integrazione, riforma della legge sull'immigrazione e diritto d'asilo, in linea con l'iniziativa parlamentare dei deputati di Più Europa. Detto questo, inizierei con l'appello per il voto nominale a scrutinio segreto. Inizierei a scrutinio ovviamente palese, vi chiedo quindi di tenere aperta la telecamera. Roberto Baldi. Presente, devo già votare? Sì, questo è il voto. Allora, scusa. Allora, no. Ricordo che anche in questo caso il voto può essere di astensione, favorevole o contrario. Cristina Bibolotti. Favorevole. Cristina Bicceri. Favorevole. Angelo Cenicola. Giulio Del Balzo. Contrario. Pier Camillo Falasca. Favorevole. Valerio Federico. Favore. Matteo Allisei. Favore. Stefano Leanza. Favorevole. Riccardo Lomonaco. Favorevole. Arcangelo Macedonio. Favorevole. Riccardo Maci. Favorevole. Palmira Mancuso. Rosario Mariniello. Favorevole. Palmira, stavi provando a parlare? Io ho votato favorevole. Sì, grazie Rosario, l'ho registrato. Palmira? È un favorevole. Sì, ti vediamo. Giordano Masini. Favorevole. Leo Mastrototaro. Raffaele Mosca. Favorevole. Annalisa Nalin. Favorevole. Francesca Palma. Favorevole. Nicoletta Parisi. Federico Pizzarotti. Massimo Taglialatela. Carla Taibi. Marco Taradas. Favorevole. Simona Viola. Favorevole. Irene Zambon. Favorevole. Manuela Zambrano. Favorevole. Renata Zanin. Favorevole. Richiamo soltanto chi non ha risposto. Roberto Baldi.
Favorevole, spero mi stiate vedendo. Sì, ti sentiamo Roberto. Nicoletta Parisi, che non so se è collegata. Ah, ha preso un treno, quindi non è più. Okay. Ora facciamo rapidamente il conteggio, però a prima vista si tratta... Sì, Pier Camillo, sì. Puoi prendere il microfono? Niente, Pier Camillo. Si tratta di... ora facciamo il conteggio, ma c'è soltanto un voto contrario e una non risposta. Quindi 26 voti favorevoli, un voto contrario. La proposta di delibera è approvata. Bene, un saluto a tutti e buona serata, grazie per la partecipazione. Ciao, arrivederci. Ciao, arrivederci. Buonasera a tutti. Buona serata a tutti. Arrivederci.